Buon pomeriggio e bentrovati con questo numero di Diretta Stadio, una domenica sicuramente ricca di appuntamenti perché siamo al penultimo atto per il campionato di Lega Pro e per il campionato di Serie D con verdetti, diversi verdetti ancora da emettere per il Teramo, una partita sostanzialmente passerella, l'ultima stagionale al Bonolis, per l'Aquila invece la necessità di sperare nella salvezza, per farlo, salvezza diretta chiaramente, per farlo bisogna battere la Lucchese e poi guardare gli altri risultati, ma che vada l'Aquila deve comunque migliorare la sua griglia play-out per avere il fattore campo, la gara di ritorno in caso di spareggi per la salvezza. In Serie D particolare attenzione soprattutto sulle gare dell'Avezzano e del San Nicolò, che sono le due squadre che hanno ancora degli obiettivi da centrare. Per il Chieti una trasferta a San Benedetto del Tronto contro la squadra che ha vinto il campionato, e poi Giulianova e Amiternina che sono già retrocesse. Partiamo dalla Lega Pro ovviamente, partiamo dallo stadio Gaetano Bonolis di Teramo, tra presente ma soprattutto futuro, questa gara contro la vincitrice del campionato, una gara passerella. Allora andiamo da Jacopo Forcella, buon pomeriggio Jacopo. Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio ovviamente anche a tutti i telespettatori di Diretta Stadio. Ultima al Bonolis per quest'anno, per questa stagione sportiva per il Teramo, hai detto bene, contro la SPAL, vincitrice del campionato, dunque promossa in Serie B, un risultato davvero di prestigio per una società di prestigio come quella ferrarese, ripartita dalle ceneri di fatto della Giacovense, che adesso rinnova il secondo palcoscenico nazionale. Peraltro è una giornata particolare oggi perché insomma 364 giorni fa il Teramo vinceva il campionato a Savona e oggi invece si ritrova a disputare l'ultima in casa proprio contro una squadra che quel risultato lo ha ottenuto. Allora andiamo subito a leggervi le formazioni, partendo con la SPAL che ovviamente fa un ampio turnover rispetto alla formazione titolare, 3-5-2 per la squadra di Leonardo Semplici, Branduani tra i pali in difesa, linea a 3, Silvestri, Gianni e Ceccaroni a centrocampo, centrocampo punto a 5 con Posocco, Gentile, Bellemo, Schiavone e Beghetto da destra a sinistra. Ovviamente le due punte sono Pinotto e Grassi, in panchina il secondo portiere Nikita, Contini, poi Castagnetti, Cellini, De Vitis, Ferri, Gasparetto, Lazzari, Mora, Spighi e Gianmarco Zigoni. Come vedete in panchina sono molti dei protagonisti di questa promozione della formazione bianco-azzurra sostenuta. Niente turnover Jacopo per il Teramo? Per il momento no Andrea, perché dall'inizio Vivarini sceglie di dare la vetrina, l'ultima in casa, a molti di quelli che rappresentano il nucleo storico di questa formazione, e nella ripresa ci saranno i cambi ovviamente con gli inserimenti degli elementi più giovani. Dicevamo il Teramo 3-5-2 consueto, che di fatto, anche se alcune volte abbiamo segnato 4-4-2, di fatto 3-5-2 che Vivarini non ha mai davvero abbandonato. Narduzzo tra i pali, in difesa Perrotta, Caidi e Cecchini, a centrocampo da destra a sinistra Scipioni, Cenciarelli, Amadio, Cruciani e Di Paolo Antonio, in attacco Petrella e Moreo, in panchina Tonti, Brugaletta, Serrao, Prezioso, Luce e Vivarini, Monni, Forte e Calderaro, in panchina Vincenzo Vivarini. E occhio perché questa potrebbe essere non solo l'ultima uscita per questa stagione sportiva del Teramo al Bonolis, ma potrebbe essere l'ultima di Vincenzo Vivarini a Bonolis, che sembra, allenatore che sembra destinato a lasciare i colori biancorossi del Teramo. Ovviamente sono tutti discorsi ipotetici, ma è giusto dare che questa potrebbe essere l'ultima partita di Vincenzo Vivarini sulla panchina del Teramo. Arbitro d'incontro Andrea Zingarelli di Siena, assistenti Giuseppe Scarica di Castellammare di Stabia e Luca Bianchini di Cesena. Partita che sta per iniziare, per il momento dal Bonolis è tutto, a te la linea. Grazie, grazie a Jacopo Forcella. Ora andiamo all'Aquila, stadio Fattori. Questa è una partita che sicuramente pesa di più nell'economia del campionato della squadra rosso-blu. Gianmarco Menga, buon pomeriggio dal Fattori. Andrea, buon pomeriggio. Sì, dicevi bene, probabilmente, non se lo sperano, non se lo augurano gli aquilani, potrebbe non essere l'ultima partita
della stagione al Fattori, perché ci sono tante possibilità, ahimè, che l'Aquila disputi i play-out. Partita fondamentale contro la Lucchese dell'ex De Miro Pozzebon, che chiaramente ha bisogno di almeno un punto, credo, per ottenere aritmeticamente la salvezza, una posizione molto più tranquilla quella della squadra di Galderisi. Vi darei subito le formazioni, Andrea, però con una notazione molto importante, perché non ci sono i tifosi del gruppo organizzato, avete saputo in settimana delle sfide per il dopo Siena, ma la novità dell'ultimo momento è che tutto il gruppo ha deciso di seguire dall'esterno la partita di oggi in segno di protesta, perché San Domenico gioca titolare e c'erano stati alcuni dei tifosi che avevano prospettato, avevano quasi messo un veto nei confronti della società verso San Domenico, che era stato uno dei due protagonisti comunque nella scaramuccia con i tifosi nel post Siena, anche se poi bisogna dirlo ad onor del vero non ha avuto alcun provvedimento da parte della questura. Per questo motivo sempre meno presenze oggi sugli spalti, nonostante l'importanza della partita. Vediamo la formazione dell'Aquila, appunto, di Modica, con Scotti tra i pali, quindi in difesa Pive e Di Mercurio sono i terzini, Cosentini e Maccanone i due centrali, un po' la formazione che ci si aspettava, perché poi c'è De Francesco, Milicevic e Emanuele Mancini a centrocampo, De Sosa titolare con il supporto di Ceccarelli, proprio in questo momento in possesso palla, la partita è iniziata da circa un minuto, e San Domenico in panchina, Zandrini che torna per via della squalifica di Savelloni, Bigoni, Ligorio, Sanni, Bruno, Pensaia, Stivaletta, Andrea Mancini, Triarico e Perna, la Lucchese di Giuseppe Galderisi con Di Masi, benvengano Le e Specie, Maini, Mingazzini, Calcani, Botta, Pozzebon, Fanucchi e Terrani. In panchina vanno Mengoni, Palomeque, Lorenzini, Ashong, Monacizzo, Bragadin, Melli, Marchesi, Fratini, Bianconi e Ferrara. Arbitra Marco Mainardi della sezione di Bergamo, non lo so se Andrea possiamo andare in diretta. No, no, per ora va bene Gianmarco, dobbiamo prendere le formazioni negli altri campi, grazie. A dopo. Intanto in Serie A Frosinone in vantaggio a Milano, dunque Milan 0, Frosinone 1, Frosinone che cerca di rilanciarsi in chiave salvezza in questo finale, cerca il colpaccio a San Siro ed è in vantaggio con una rete di Paganini, un gran destro dal limite dell'area. Milan 0, Frosinone 1, scendiamo in Serie D, c'è un'altra squadra che cerca la salvezza, chiaramente è l'Avezzano e lo fa oggi sul campo della Jesina. Buon pomeriggio a Paolo Renzetti. Grazie Andrea, buon pomeriggio dal Pacifico Carotti di Jesi, dove si gioca da 3 minuti nel corso del primo tempo 0-0 tra Jesina ed Avezzano, gara importante solo per la formazione marsicana che cerca proprio in terra marchigiana il sigillo ufficiale della salvezza e dunque della permanenza nel campionato nazionale di Serie D. Andiamo subito con le formazioni ufficiali, mentre attacca la formazione di casa con Trudo, che però perde il pallone agevolando la respinta della retroguardia avezzanese, ma ancora la Jesina che ha però riconquistato il pallone a centrocampo. Dicevo, andiamo con le formazioni, partiamo dalla squadra locale, Jesina in maglia biancorossa che si schiera con Bolletta, Sassarori, Carnevali, Arati, Tafani, Fatica, Frulla, Cardinali, Trudo, Alessandroni e Pierandrei, in panchina Tavoni, Serantoni, Ragazzu, Compagnucci, Ambrosi, Piersanti, Sampaolesi, Cameruccio e Strappini, l'allenatore è Yuri Bugari, risponde l'Avezzano oggi in maglia arancione, casacca arancione con calzettoni verdi per la squadra di Alessandro Rucalerli, che risponde con Di Girolamo, Dai e Felli, Sassarini, Menna, Vendizzi, Persia, Censori, Di Curzio, Bisegna e Di Genova. In panchina ci sono Davino, Tabacco, Aleppo, Iometti, Tarius, Puglia, De Santis, Moro e Besana. Dicevamo l'allenatore è Alessandro Lucarelli, la terna è tutta pugliese, il direttore di gara è Carmine Lopriore di Foggia, gli assistenti Mauro Dell'Olio di Molfetta ed Emanuele Panzini di Bari. Da segnalare al secondo minuto subito un pericolo per la formazione di casa, una conclusione di Bisegna per quanto riguarda la formazione avezzanese, tiro dai 20 metri, deviazione in calcio d'angolo del portiere marchigiano Bolletta. Ci sono circa 200 spettatori quest'oggi al Carotti di Jesi, fra cui una trentina di supporters marsicani che si trovano nel settore distinti. 4 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 tra Jesina ed Avezzano. A te Andrea.
Bene, a tra poco Paolo per la cronaca, continuiamo il nostro giro dai campi e andiamo ad Agnone, stadio Civitelle, da un lato la salvezza, dall'altro le ultime speranze playoff. Allora il collegamento è con Matteo Falzon, buon pomeriggio Matteo. Buon pomeriggio dallo stadio Civitelle di Agnone, il primo, uno dei primi, comunque senza barriere, gara che rispetto agli altri campi è iniziata con forte ritardo. Siamo solo infatti al primo minuto e 25 secondi di questo primo tempo, almeno 5 minuti di ritardo con cui l'arbitro ha fischiato l'avvio del confronto. Come dicevi bene da studio, Andrea, agnonese che al momento è fuori dalla zona play-out con 37 punti, San Nicolò che al momento è fuori dalla zona play-out. A entrambe vogliono raggiungere il proprio rispettivo obiettivo, ovvero la salvezza diretta per i molisani, resa possibile dall'avvento di tecnico Di Meo, che in Abruzzo si conosce molto bene, avendo guidato sicuramente tra le altre Giulianova e Vastese. Dall'avvento di Di Meo, dicevamo, 5 vittorie, 4 pareggi, una sola sconfitta, maturata proprio domenica scorsa contro la San Benettese qui allo stadio proprio Civitelle. San Nicolò invece al sesto posto, a meno 3 dalla Fermana che occupa il quinto posto, meno 2 dalla Recanatese, praticamente ovviamente l'obiettivo è quello di crederci fino in fondo negli ultimi due turni, almeno al raggiungimento del quinto posto, sarebbe il secondo anno consecutivo. Vi passo a leggere gli schieramenti, c'è anche un fastidioso vento qui al Civitelle di Agnone, terreno ovviamente in ottime condizioni visto che stiamo giocando con un sintetico. L'Agnonese in campo con Leuci, Cianci, Litterio, Bifano, Castaldo, Manzo, Conte, Guadalupi, Marolda, Guida e Santoro. L'allenatore è Pino Di Meo. Per quel che riguarda il San Nicolò abbiamo Canore, Presara, Mozzoni, De Santis, Rapino, Petronio, Chiacchiarelli, Donatangelo, De Giglio, Bucchi, Merlonghi. L'allenatore è Massimo Epifani. Sta dirigendo l'incontro Davide Di Marco di Ciampino, Giorgio Rinaldi di Roma 1 e Fabrizio Civitenga di Roma 2. Gli assistenti nel San Nicolò out, l'infortunato Cichella out, lo squalificato Terrenzio. Calcio di punizione ora per Frattenuta ai danni di Rapino. 3 minuti, 20 secondi, ovviamente 0-0 il parziale. Tanti saluti ad Andrea Costantini, mi riferiscono dal mister Massimo Epifani che ti vuole bene. Grazie, 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 grazie Matteo e grazie al mister Massimo Epifani, e speriamo che per lui e per il suo San Nicolò possa essere un pomeriggio importante, ma serve una vittoria e servono risultati positivi dagli altri campi, soprattutto da Recanati, visto che c'è lo scontro per il quinto posto tra Recanatese e Fermana con il San Nicolò appunto alla finestra. Intanto il primo gol in Lega Pro arriva in questo momento, Rimini in vantaggio sull'Ancona, e questa non è una buona notizia per l'Aquila visto che il Rimini lotta per evitare i play-out. Andiamo allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto per San Benedettese Chieti, buon pomeriggio a Daniele Bollettini. Buon pomeriggio da San Benedetto, dove la partita è giunta proprio in queste istanze al quinto minuto di gioco, 0-0 il punteggio, rumoreggia il pubblico di casa perché proprio mentre stavamo per prendere la linea la Samba ha effettuato la prima azione d'attacco dell'incontro portando in area di rigore il numero 9 Fioretti, contatto con il difensore del Chieti Sbardella, l'arbitro, la signora Francesca Carpagnolo di Bassano del Grappa, ha lasciato però proseguire con il Chieti che ha recuperato il pallone. Andiamo a vedere rapidamente come si sono disposte le formazioni in campo per questa penultima giornata di campionato, con la Samba che si schiera con un 4-4-2 con tante seconde linee che trovano spazio tra i titolari. In porta c'è Cosimi che non giocava da più di 5 mesi, poi la linea 4 difensiva è composta da Carminucci, Conson, Casavecchia e Montesi. I quattro di centrocampo da destra verso sinistra sono Palumbo, Raparo, Baldinini e Ballocchia, con Fioretti e Titone che ruotano in zona d'attacco in possesso di palla. E lo schema utilizzato dalla Samba passa da un 4-4-2 ad un 4-3-3 con Palumbo che si alza sulla linea dei due attaccanti. Risponde il Chieti che, come ricordavate voi, ha bisogno di vincere ma soprattutto ha bisogno anche di risultati positivi dagli altri campi per continuare la rincorsa ai playoff. Si dispone la squadra di Umberto Marino con una difesa a 4 davanti a Padone, composta da Del Grosso, Bardella, Mariani e Pietrantonio. Ecco il tiro di Fiore che ha cercato la conclusione dal limite dell'area, forse anche qualcosa in più con il suo sinistro, palla abbondantemente a lato. Fiore che assieme
al numero 11 Barricchio va ad aiutare, soprattutto ad allargare le maglie della difesa della Samb in aiuto al numero 9 Dos Santos. La linea invece dei centrocampisti è composta da Barone, Evancia e da Massimo. Samb che abbiamo detto si è portata in avanti qualche secondo fa, ma il primo tiro dell'incontro è stato del Chieti al secondo minuto di gioco, con il centrocampista offensivo Fiore che sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina fa la calciata dalla sinistra, poi sul versante opposto cross per Fiore che si è ritrovato libero di calciare al volo quasi al limite dell'area piccola, il suo sinistro è terminato però sull'esterno della rete. 0-0 il punteggio fino a questo momento, circa 4.000 i tifosi presenti al Riviera delle Palme, forse anche qualcosa in più. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea. Grazie, grazie a Daniele Bollettini, e andiamo a chiudere la serie di collegamenti per le formazioni con Scoppito per la partita amiternina a Castelfidardo. Do il buon pomeriggio a Stefano Castellani. Stefano. Sì, cari amici di TV6, siamo arrivati al dodicesimo del primo tempo tra la Mitabina, ormai retrocessa in eccellenza, con il Castelfidardo che cerca ancora i punti per evitare i play-out. E purtroppo arrivano brutte notizie perché i marchigiani sono già in vantaggio per 1-0, gol di Balloni al settimo, grazie a una verticalizzazione di Trillini che ha trovato al limite dell'area tutto solo il compagno Balloni, che ha fatto pochi passi in area e ha trafitto il portiere Di Vincenzo. La Mitadina cerca in tutti i modi di dare qualche fastidio alla squadra biancoverde, che è seguita da ben una cinquantina di tifosi che sono pronti a sostenere la squadra in questa rincorsa per evitare i play-out. Quindi vi ridò la linea ricordandovi che la mia linea è sotto per un gol. A voi la linea. Grazie, grazie a Stefano Castellani. Se andiamo sull'iPad possiamo vedere anche le formazioni di Giulianova Vispesaro. Giulianova anch'esso retrocesso, vi daremo comunque aggiornamenti sulla partita del Fadini. Giulianova in campo con Ursini, Cicchetti, Ferrante, Marina, Sborgia, Silvestri, De Cerchio, Pellecchia, Mastrilli, Di Stefano e Giampaolo. A disposizione ci sono Mazzaccara, Mancini, Rufo, Vita, Emili, Evangelisti, Marzucco, Cerasi e D'Antonio. Il tecnico chiaramente Ugo Dragone. Risponde la Vispesaro che cerca punti per la matematica salvezza, con Venturi, Rossoni e Labriola, Seie, Procacci e Rossi, Gallozzi, Dadi, Costantini, Costantino e Falomi, in panchina Molinaro, Gnaldi, Fabbri, Ruci, Bugaro, Brighi, Giovannisci, Candelori e Bartolini. Il tecnico è Daniele Amaolo. 0-0, ma già almeno tre interventi importanti del portiere giuliese Ursini per mantenere lo 0-0 in questo inizio di partita. Vediamo le schermate. Si è giocato il match in Serie A delle 12:30 con la vittoria della Juventus sul Carpi per 2-0. Le altre partite, ovviamente quelle giocate ieri, con la vittoria del Torino netta 5-1 a Udine e lo 0-0 tra Chievo Verona e Fiorentina. Si stanno giocando Empoli Bologna 0-0, Milan Frosinone 0-1, come detto gol di Paganini al secondo minuto, Palermo Sampdoria 0-0, Sassuolo Verona 0-0. Saltiamo la Serie B ricordandovi che nel pomeriggio alle 17:30 ci sarà il posticipo tra Como e Ternana, con il Como che deve vincere per evitare la retrocessione diretta, ma sarebbe anche in questo caso un verdetto solo rinviato. Come detto, si è segnato ad Ancona, Rimini in vantaggio, gol di Albertini, l'unico gol per ora di questo inizio di giornata. Le altre partite: Arezzo Maceratese, Carrarese Prato, L'Aquila Lucchese, Pisa Lupa Roma, Sant'Arcangelo Pontedera, Savona Pistoiese, Teramo Spal e Tutto Cuoio Siena. Vediamo ora anche la Serie D, anche in questo caso vi abbiamo già segnalato un gol, quello del Castelfidardo che in vantaggio ha Scoppito con la rete segnata da Balloni. Quindi le partite sono Fano Matelica, Amiternina Castelfidardo, Folgore Veregra Campobasso, Giulianova Vispesaro, Isernia Monticelli, Jesina Avezzano, Olimpia Agnonese, San Nicolò Recanatese Fermana e San Benedettese Chieti. Questo è il quadro. Poi chiaramente nel corso del pomeriggio, mano a mano che
si svilupperanno i risultati, daremo sempre uno sguardo alle classifiche di Lega Pro e di Serie D per vedere, insomma, per analizzare subito a caldo i riflessi di questi risultati. Ricordiamo che ieri il girone C ha emesso il suo principale verdetto, girone C di Lega Pro, con la vittoria del Benevento che ha travolto il Lecce e ha dunque conquistato la vittoria del raggruppamento e la prima storica promozione in Serie B per la squadra sannita. Complimenti a un abruzzese che è stato un pilastro di questa formazione guidata da Auteri, e si tratta di Lorenzo Del Pinto, aquilano, scoppitano, giocatore che ha indossato le maglie in Abruzzo di L'Aquila, Chieti e Renato Curi angolana, e si è tolto questa grande soddisfazione con la maglia del Benevento. Torniamo però alla più stretta attualità, lo facciamo attraverso Jacopo Forcella per un paio di minuti da Teramo. Intanto c'è il raddoppio del Rimini ad Ancona, Ancona 0, Rimini 2. Jacopo per Teramo Spal. Sì Andrea, 16 minuto nel corso del primo tempo, praticamente come potrai immaginare è successo davvero poco tra Teramo e Spal, e il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Ovviamente i ritmi non possono essere elevatissimi, le due squadre di fatto hanno già raggiunto qualche giorno fa i rispettivi obiettivi, la salvezza per Teramo, la promozione per la Spal, ed è evidente che per il momento non si facciano assolutamente male. È chiaro che queste sono partite del finale di stagione in cui soprattutto chi il proprio obiettivo lo ha centrato non ha alcun interesse a portare i ritmi. Infatti si riprende adesso con un calcio di punizione per il Teramo, di cui si incarica Narduzzo, il rilancio con il destro vicino al cerchio di centrocampo per Cruciani. A proposito di Benevento, Cruciani che proprio nella finestra invernale di mercato è arrivato dal Benevento, chissà se si sarà pentito, perché insomma oggi la squadra sannita festeggia la Serie B, e dunque ci associamo ai complimenti per un ragazzo davvero fantastico come Lorenzo Del Pinto, che guadagna la Serie B, così come facciamo i complimenti a Bruno Martella che con il suo Crotone ha conquistato la Serie A, fine tese stock. Bruno Martella, ritorniamo alla cronaca di Teramo Spal con Ferrazzo che fa girare per Caidi il pallone sui piedi adesso proprio di Cruciani, che non ha spazio, prova a cercarselo da solo, poi allarga di nuovo sulla sinistra dove c'è Cecchini che può distendersi, si appoggia verticalmente ad Alessandro Di Valantonio che rientra sul destro, prova il traversore, Moreo anticipato dall'intervento di Nicolas Gianni, il capitano della Spal, rimessa laterale in zona d'attacco e per il Teramo. Alessandro Di Valantonio si fa vedere, Diego Cenciarelli recuperato dopo le ultime settimane qui il giocatore non era, il centrocampista non era stato bene, colpa di un infortunio, occhio a Petrella in area di rigore, lato corto, prova a mettere in mezzo il pallone per Cruciani, primo tiro, prima occasione che arriva al 18° minuto con Cruciani, il cui piatto sinistro termina alto sopra la traversa della porta, difesa da Paolo Branduani, ma come al solito è sempre Petrella ad avere la scossa, quella che in molti casi è mancata alla formazione biancorossa in questa stagione. Entriamo nel minuto 19, Teramo 0, Spal 0, linea a voi. Bene, grazie Jacopo. Intanto arrivano aggiornamenti dagli altri campi che interessano l'Aquila. Una buona notizia, a sorpresa, il vantaggio del Pontedera a Sant'Arcangelo. Sant'Arcangelo 0, Pontedera 1. E poi c'è il vantaggio anche del Prato a Carrara. E questa è una notizia meno positiva per la squadra di Giacomo Modica. Carrarese 0, Prato 1. Questi dunque gli aggiornamenti. Mentre il raddoppio del Rimini che vi avevamo annunciato porta la firma di Polidori, dunque Albertini e Polidori per i due gol del Rimini ad Ancona. Andiamo da Gianmarco Menga allo stadio Tommaso Fattori. Gianmarco. 20 minuti Andrea, 0-0 alla Fattori, due grandi chance però nel periodo non collegato per l'Aquila, una praticamente a porta vuota per un errore del portiere ospite San Domenico, in entrambe le occasioni protagonista, ha sciupato due grandissime occasioni per portare in vantaggio i suoi. C'era già la situazione che vi dicevamo con la tifoseria, quindi peccato San Domenico, è una giornata molto difficile per lui, fischiato ogni qualvolta entra in possesso del pallone, veramente paradossale quello che sta accadendo al Folletto napoletano, che però effettivamente insomma nelle due circostanze ha sbagliato praticamente l'impossibile, forse sta accusando anche mentalmente questa situazione abbastanza particolare. La squadra di Modica che cerca di fare la partita senza trovare
grandi pertugi, di rimessa invece la Lucchese, soprattutto cercando di sfruttare dal punto di vista aereo la possenza fisica di Demiro Pozzebon. Andiamo in cronaca diretta con il pallone gestito. Ecco Gianmarco, gol anche del tutto cuoio contro il Siena. Quindi per ora Gianmarco perde il Sant'Arcangelo, vincono Rimini, Prato e tutto cuoio. Non un bel panorama. Non è un buon panorama, certo l'Aquila dovrebbe pensare in ogni caso a cercare di prendersi 3 punti. Oggi è stato il gol in questo momento della Lucchese, mentre parlavamo c'eravamo un attimo distratti, il gol proprio di Pozzebon, l'ex di turno alla prima vera occasione, su un cross dalla destra, la girata di destra Pozzebon, nulla da fare per Scotti, ed è l'1-0 della Lucchese a sorpresa nella sua vera prima sortita della squadra di Calderisi. Il cross dalla destra, mentre stavamo parlando anche dei risultati degli altri campi, dicevamo come l'Aquila dovesse pensare alla propria partita, che adesso si mette anche in salita dopo le due chance che vi avevamo raccontato di San Domenico. Il gol di testa, una girata non irresistibile però abbastanza precisa all'angolino da parte di Pozzebon, gol dell'ex, classico gol dell'ex. Pozzebon non ha lasciato un grandissimo ricordo, 6 mesi comunque all'Aquila nella passata stagione. Gol di Pozzebon, dunque si sblocca il punteggio, l'abbiamo pescato in diretta qui al Fattori, la Lucchese in vantaggio, ha segnato Pozzebon, 1-0 sull'Aquila, che adesso, come se non bastasse, ha la situazione nuovamente in salita da dover cercare di rimediare. Ci prova subito San Domenico. Ecco, ricordiamo Gianmarco che la salvezza diretta è molto difficile, però bisognerebbe quantomeno aggiustare la classifica per avere il ritorno in casa, se dovesse fare i play-out l'Aquila, il che è uno scenario molto molto concreto. Esattamente, tra l'altro ti dico in diretta, non lo so se c'è stato qualche problema a qualcuno del pacchetto difensivo, perché si stanno scaldando sia Sanni che Bruno, ed è Sanni che si spoglia, dunque entrerà subito. Probabilmente non credo un aggiustamento tattico, bensì qualche problema fisico da parte di un difensore. In realtà non ci sembrava fino a questo momento. I difensori, ricordiamo, Piva di Mercurio sono gli esterni, Maccarone e Cosentini in mezzo. Adesso se aspettiamo una ventina di secondi vedremo anche al posto di chi entrerà il giovane Sanni. Intanto vediamo il cross a cercare il colpo di testa di De Sosa, che viene anticipato. L'Aquila bozza una reazione, ma davvero è difficile giocare soprattutto in questo momento dal punto di vista mentale. Sentite anche i mugugni qui dalla tribuna, nonostante ci siano pochissimi tifosi oggi, con la curva che è tutta radunata all'esterno a vedere la partita, praticamente in una zona coperta della curva nord che non esiste in quel fattore, dunque di conseguenza si può vedere la partita a distanza anche da lì fuori dallo stadio. Vediamo Sanni che è pronto ad entrare. Andrea, solo per darvi cambio, poi restituiamo la linea se siete d'accordo. Certo, vediamo chi esce. Qualche secondo, sì, stanno aspettando chiaramente l'uscita del pallone. Come ripeto, è difficile almeno in questo momento capire al posto di chi entrerà, perché non ci sono state grandi avvisaglie fino a questo momento. Intanto Ceccarelli prova ad aprire per San Domenico, sballata l'apertura completamente, la palla che finisce rimessa laterale. Non è ancora però il momento di Sanni, a questo punto io restituirei la linea, ve la daremo al prossimo collegamento. Grazie Gianmarco, brutte notizie dunque dal Fattori con la rete di Demiro Pozzebon per la Lucchese. Diamo uno sguardo alla classifica, Maurizio, dopo questi gol, poi dopo ricapitoliamo proprio i marcatori e i risultati. Lo vedete, l'Aquila in questo modo è sempre al terzultimo posto, il Prato si allontana, il Rimini si allontana, viene risucchiato di Sant'Arcangelo che sta inopinatamente perdendo in casa contro un Pontedera sulla carta tranquillo. È comunque una lotta piuttosto serrata per evitare le posizioni che vanno dal penultimo al quintultimo posto, ma la situazione così come la vediamo per l'Aquila è evidentemente compromessa. Ma a questo punto sarebbe compromesso anche il discorso della partita di ritorno in casa. In questo modo l'Aquila dovrebbe giocare la prima partita, quella d'andata al Fattori, e poi quella di ritorno in trasferta, e ci sarebbe anche
la possibilità di retrocedere in caso di differenza reti pari, perché la classifica chiaramente sarebbe premiante, la miglior classifica, se tra andata e ritorno le reti fossero pari. Quindi non è assolutamente una bella situazione quella dell'Aquila, non lo è in generale, perché questa squadra continua a palesare dei limiti clamorosi dopo la penalizzazione, una squadra che praticamente è crollata dal punto di vista mentale e nervoso. Nella parte alta della classifica invece è tutto al momento invariato. Andando a vedere la schermata dei risultati, ricapitoliamo: ancora Rimini 0-2, reti di Albertini e Polidori, Carrarese Prato 0-1, rete di Capello, L'Aquila Lucchese 0-1, rete di Pozzebon, Sant'Arcangelo Pontedera 0-1, rete di Scappini, Tutto Cuoio, Robursiena 1-0, gol di Tempesti. Nel Tutto Cuoio fa il suo debutto da primo allenatore Luca Fiasconi, che è stato promosso dopo l'esonero di Cristiano Lucarelli, allontanato dopo l'ultima partita. Con lui è stato mandato via anche il direttore generale Igor Protti, la grande coppia del gol del Livorno, Protti-Lucarelli, dunque bocciata dal Tutto Cuoio per queste partite finali decisive per la salvezza. Torniamo in Serie D, non prima però di avervi annunciato che il Monticelli, come avete visto nella schermata, nello sconto diretto di Isernia, in doppio vantaggio 0-2, le reti al 20° di Petrucci, al 22° di Giorgio Galli. Ed ora andiamo al Pacifico Carotti di Iesi, 2 minuti per Paolo Renzetti. 26 minuti di gioco nel corso del primo tempo, 0-0 tra Iesina ed Avezzano. Da segnalare diverse occasioni capitate nel periodo non collegato: una avuta al 10° minuto dalla formazione marchigiana con Trudo in area di rigore servito da Cardinali, la mezza girata del giocatore marchigiano con il pallone terminato di un soffio sopra la traversa, e poi al 16° l'occasione più ghiotta l'ha avuta però la formazione di Lucarelli con Di Curzio, che in sospetta posizione di fuori gioco, comunque davvero al limite, si è ritrovato tutto solo davanti al portiere marchigiano Bolletta, scaricando addosso all'estremo marchigiano, che è riuscito a respingere. E poi al 20° ancora Iesina pericolosa, questa volta sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è andato ad impattare indisturbato di testa Cardinali, che ha mandato il pallone di un soffio al lato. Dunque Iesina senza stili di classifica, ma tutt'altro che demotivata, al cospetto dell'Avezzano, che riesce solo a tratti a rendersi pericoloso, a farsi vedere dalle parti del portiere Bolletta. Ora c'è un fuorigioco di Trudo proprio della Iesina, c'è il calcio di punizione comandato dal signor Carmine Lopriore della sezione di Foggia. Qui a Iesi fa piuttosto freddo, piove dall'inizio della gara, il terreno tra l'altro è anche piuttosto allentato, mentre ora l'Avezzano cerca di uscire dalla propria metà campo. Ricordiamo, formazione di Lucarelli, che ha bisogno quantomeno di un pareggio per chiudere il discorso salvezza, ma è chiaro che una vittoria avrebbe un peso ancora maggiore, senza poi dover far calcoli, guardare i risultati delle dirette concorrenti. Come detto, per la Iesina nessun assillo di classifica, ma la squadra del tecnico Iuri Bugari sta giocando a viso aperto, non sta regalando nulla alla squadra marticana. Tra l'altro Iuri Bugari contestato dai tifosi di casa con uno striscione eloquente esposto in curva nord, in cui è scritto Bugari vattene. Siamo giunti al 28° minuto e l'Avezzano che manovra sulla tre quarti di campo con Felli, questo lancio in avanti per Sassarini, cross in area di rigore, il colpo di testa in anticipo di Arati, e dunque Iesina che può portarsi in avanti. Quando siamo giunti al 29° minuto nel corso del primo tempo, c'è anche l'ammonizione, la prima di questa gara, ai danni di un giocatore dell'Avezzano che è andato a commettere fallo. Si tratta del numero 5 Menna, e dunque Menna è il primo giocatore che finisce sul taccuino del direttore di gara pugliese. 29° qui a Iesi, Iesina 0, Avezzano 0. A te Andrea.
Grazie, grazie a Paolo Renzetti. Avete visto, non ci sono buone notizie dal Civitelle di Agnone perché l'Olimpia è passata in vantaggio sul San Nicolò. Non so se è pronto il collegamento con il Civitelle. Allora andiamo con la schermata della Serie D. Questo è il quadro. Castelfidardo avanti, ha scoppito 1-0 grazie al gol segnato da Balloni. Poi il Monticelli è in vantaggio 2-0 sul campo dell'Isernia. Un 1-2 micidiale a metà della prima frazione, la prima rete di Petrucci al 20esimo, il raddoppio di Galli al 22esimo e poi come detto l'Olimpia Agnonese è in vantaggio sul San Nicolò per 1-0. Diamo uno sguardo anche alla schermata. Ah no, c'è Matteo Falzon, allora possiamo andare al Civitelle. Matteo. 26 minuti nel corso del primo tempo, Agnonese 1, San Nicolò 0, la rete al 21esimo su calcio di rigore ad opera di Massimo Conte, classe 91, il numero 7, è entrato in aria sgusciando via alla difesa biancazzurra, è entrato in contatto con Simone De Santis ed è arrivato il fischio arbitrale. L'arbitro però è andato verso il giocatore dell'Agnonese, non decretando subito la massima punizione, però poi il cartellino giallo lo ha cacciato all'indirizzo del difensore del San Nicolò. Solo in un secondo momento ha segnato il calcio di rigore, mimica un po' particolare per questo contatto che è sembrato evidente, però la mimica è stata abbastanza particolare da parte del direttore di gara, che ricordiamo essere Davide Di Marco di Ciampino, e più pensavano a una simulazione, invece è arrivato questo calcio di rigore poi trasformato dallo stesso numero 7 Massimo Conte. Tutto questo al 27esimo nel corso del primo tempo, per il resto da segnalare al 12esimo in conclusione della distanza da parte di Guadalupi con Calore che ha respinto in tuffo, e un colpo di testa da parte di Merlonghi finito abbondantemente sul fondo. San Nicolò che sta giocando la palla, sta manovrando, ma non è arrivato praticamente mai dalle parti di Leoci, se non in questa occasione con una punizione pericolosa dalla parte destra dell'area di rigore dell'Agnonese. Si vanno predisponendo in attacco i difensori soprattutto del San Nicolò, dietro restano solo Donatangelo, Pretara e Mossoni, dentro sono Rapino, Bucchi e anche De Santis, che qui l'anno scorso segnò due reti, il centrocampista del San Nicolò. La punizione verrà battuta da Chiacchiarelli, due uomini in barriera, si attende il fischio del direttore di gara di Ciampino, ricordiamolo Davide Di Marco. Andiamo un po', ancora qualcosa da ridire con la barriera, i due uomini dell'Agnonese. Gioca quasi il 28esimo nel corso del primo tempo, dunque da 7 minuti l'Agnonese è passata in vantaggio, un gol preziosissimo in chiave salvezza anche perché arrivano risultati favorevoli per la formazione di mister Di Meo. Punizione battuta, respinta, resta in zona attacco la San Nicolò con una rimessa laterale, ma noi restituiamo la linea allo studio al 28esimo e 10 secondi nel corso del primo tempo. Grazie Matteo. Dunque Conte ha portato in vantaggio su rigore l'Olimpia Agnonese. Vediamo la classifica come cambia in base ai risultati che abbiamo visto, soprattutto con la rete dell'Agnonese, le due reti del Monticelli a Isernia. In questo momento i playout sarebbero disputati da Folgore Veregra, Isernia, Monticelli e Castelfidardo. Sarebbero salve Olimpia Agnonese e Avezzano, quindi insomma sono risultati che definiscono questa griglia. Se l'Avezzano riuscisse a segnare a Iesi e a vincere sarebbe una salvezza matematica, altrimenti bisognerebbe rinviare tutto all'ultima giornata, servirebbe un ulteriore punto alla squadra di Lucarelli, perché il Castelfidardo all'ultima giornata vincendo potrebbe agganciare l'Avezzano, l'Agnonese potrebbe anche potenzialmente scavalcare l'Avezzano, dunque c'è bisogno di un ulteriore punto, di un ulteriore sforzo. Se invece l'Avezzano dovesse vincere con questi risultati sarebbe salvo sin da oggi, mentre per il San Nicolò a questo punto il discorso playoff con questa sconfitta sarebbe chiuso, come vedete dalla classifica. Diamo uno sguardo anche alla Serie A, vediamo cosa è accaduto. Intanto probabilmente c'è stata un'espulsione per l'Aquila, forse addirittura espulso San Domenico, ma poi ne chiederemo conto a Gianmarco Menga più tardi. Mettiamo un attimo la Serie A.
facciamo il punto della situazione. Empoli-Bologna 0-0, Milan-Frosinone sempre 0-1, Palermo in vantaggio sulla Sampdoria con il gol di Vasquez, 0-0 tra Sassuolo e Verona, intanto in questo momento traversa del Milan, dunque sempre sotto la squadra rossonera. Andiamo a Teramo da Jacopo Forcello, un paio di minuti per Teramo Spal. Jacopo? Jacopo, ci ascolti? Jacopo? Jacopo, ci sei? Evidentemente, se non procede il collegamento, possiamo andare con L'Aquila, con Gianmarco Menga, così magari ci racconta un po' meglio. Intanto io confermo, L'Aquila in 10 uomini per l'espulsione di San Domenico, però non abbiamo capito bene cosa sia accaduto, cosa abbia spinto il direttore di gara a procedere a questa espulsione, a questo pesante provvedimento disciplinare che a questo punto priverà L'Aquila sicuramente nella partita con la Lupa Roma di San Domenico, ma se dovesse arrivare una sanzione anche più pesante potrebbe saltare un'eventuale prima gara di play-out o tutte e due, staremo a vedere. C'è Jacopo Forcella? Sì, Andrea. Sì, ok, vai Jacopo, 2 minuti. Sì, sempre 0-0 tra Teramo e Spal. Noi abbiamo la forse più pericolosa di questa partita, ovviamente, parlando del Teramo, è partita dai piedi di Mirko Petrella, che praticamente ha fatto destra in velocità superando al doppio della velocità Beghetto, è arrivato sul fondo, ha messo al centro dove ha trovato al centro Antonio mutato da Nicolas Gianni in scivolata, poi è arrivato anche Cruciani il cui tiro è stato bloccato in 2 tempi da Branduai, ma questa è l'occasione più nitida di 36 minuti in cui davvero oltre questo è successo nulla o quasi, con il Teramo che mantiene più il possesso palla, la Spal senza troppi patemi prova a ripartire quando ha possibilità e spesso e volentieri ce l'ha avuta, ma diciamo che davvero c'è poco da raccontare. Intanto seguiamo con Caidi che prova a servire i circuiti proprio sulla fascia destra, protegge tutto Ceccaroni e lascia che il pallone sul fondo, la rimessa proprio dal fondo è dell'estremo di la Spal Branduani. Intanto da qualche minuto è iniziato anche a piovere leggermente sull'impianto di Piano Daccio, il trio di Branduani dalle parti di Gentile arriva però più in alto di lui per rotta, Moreo in disturbo su Posocco che però è caparbio e riesce a far passare il pallone, allontana Cecchini dalle parti di Branduani, blando anche il pressing di Petrella che lascia che l'azione della Spal ricominci senza particolari problemi con Ceccaroni che appoggia a Beghetto sulla sinistra, si ritorna indietro da Gianni. 37 i minuti nel corso del primo tempo, 8 più recupero all'intervallo, Teramo 0, Spal 0, Andrea a te. Grazie, in Serie D terzo gol del Monticelli a Isernia al 32esimo, la rete di Margarita e dunque affonda in casa l'Isernia in quello che è uno scontro diretto in chiave playout e chissà, potrebbe essere anche il playout salvezza dopo la fine del campionato. Però torniamo alla Lega Pro, non ci sono aggiornamenti dagli altri campi, i risultati sono i medesimi che abbiamo aggiornato in precedenza, però c'è questa novità molto negativa in casa L'Aquila e vado subito a parlare con Gianmarco Menga per sapere, uno, perché è stato espulso San Domenico, due, se a questo punto San Domenico, oltre a saltare la partita con la Lupa Roma, rischia di saltare anche la prima partita di play-out, se non tutte e due. Gianmarco. Andrea, purtroppo siamo stati profetici, avevamo detto sin dall'inizio di una situazione particolare per San Domenico, una reazione obiettivamente spropositata che ha ulteriormente innervosito i tifosi. È uscito dal campo credo il peggiore epilogo tra L'Aquila e San Domenico, perché mi sbilancio nel dire che a questo punto anche un po' per l'atmosfera con la tifoseria San Domenico eventualmente non giocherà neanche gli spareggi, oltre a dover saltare per causa di forza maggiore, come dicevi, già la partita contro la Lupa Roma proprio per squalifica.
una reazione ad un fallo banalissimo sulla tre quarti, insomma, difficilmente spiegabile da parte del giocatore, e questo ha irritato ulteriormente un pubblico già stuzzicato alla vigilia, come avevamo detto, sia per la scelta della curva che per quanto riguarda anche i tifosi della tribuna. Quindi e intanto adesso, siccome piove sul bagnato, Gianmarco, il tutto cuoio raddoppia e il Sant'Arcangelo pareggia. No, risultati che stanno andando completamente a sfavore, questo a conferma insomma di una giornata davvero storta. Tra l'altro ero in debito con voi di segnalarvi chi era uscito in difesa per far posto a Sani, Maccarone, quindi neanche a farlo apposta, diciamo, l'uomo in più della difesa di Modica, un problema alla schiena per lui, è uscito circa 10 minuti fa al suo posto, come avevamo preannunciato. Tanto scusami, c'è il gol dell'Avezzano, allora appena è pronto Paolo Renzetti andiamo subito a Iesi. Vai Gianmarco. Sì, finisco col dire, quindi l'Aquila sta chiudendo questo primo tempo in 10 con il morale sotto il tacco e soprattutto con lo svantaggio per via del gol di Pozzebon che avevamo documentato. Si cerca adesso una reazione, si scalda anche Perna, però si fa davvero dura, soprattutto perché insomma San Domenico era l'unico in grado forse di risolvere la partita con i suoi 13 gol che potrebbero restare tali, lo ripeto, da qui a fine stagione. È un brutto epilogo per quello che comunque il giocatore obiettivamente ha dato in questi tre anni in maglia aquilana. Gianmarco, resta in linea perché torniamo da te, prima però andiamo a Iesi da Paolo Renzetti per prendere questo aggiornamento. Paolo. Sì, Avezzano in vantaggio da 30 secondi, Andrea, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è stato Persia a mettere il pallone in rete, in mischia, il giocatore con la maglia numero 7 della formazione marsicana, è stato il più lesto di tutti ad intaccare, dunque a portare in vantaggio la formazione di Alessandro Lucarelli. Eravamo al 39esimo, ora sono 40 minuti di gioco nel corso del primo tempo, dunque qui a Iesi è cambiato il risultato, Iesina 0, Avezzano 1, il gol di Persia a terra linea. Ok Paolo, resta collegato perché tra un minuto e mezzo torniamo subito da te, diamo modo a Gianmarco di completare il collegamento, mentre vedete Pisa in vantaggio sulla Lupa Roma 1-0. Gianmarco. Sì, seguiamo questo calcio di punizione, guadagnato da De Sosa, palle alla porta, vi dicevamo tra l'altro si sta scaldando anche Perna, potrebbe entrare a inizio ripresa, vedremo eventualmente al posto di chi, perché comunque l'Aquila, ripetiamo ancora una volta, è in 10 per l'espulsione di San Domenico, poi magari potrete darmi voi conforto con le immagini a fine primo tempo, ci è sembrata da qui comunque una reazione spropositata, si è beccato con il diretto avversario, però insomma il fallo eventualmente subito non presagiva assolutamente una reazione del genere e questo ha ulteriormente insomma creato questa spaccatura tra il giocatore e la tifoseria rossoblu. Seguiamo questo calcio di punizione, Manuel Mancini cerca una palombella in area di rigore, pallone completamente sballato, l'Aquila senza idee, imprecisa nella costruzione di un gioco che latita e sta avendo buon gioco la Lucchese, soprattutto con Pozzebon, l'ex di turno, che tiene molto bene sempre il pallone spalle alla porta facendo salire i suoi in più di una circostanza. A okay. Te Andrea. Grazie, intanto San Benettese in vantaggio sul Chieti 1-0, quindi andiamo da Paolo Renzetti e poi approntiamo il collegamento con Daniele Bollettini, mentre ci scrivono che non si fa mai menzione del fatto che Petrella sia di Prato La Peligna. Non è vero, perché lo abbiamo detto tante e tante volte, sono 5 anni che Petrella gioca a Teramo e più volte abbiamo detto che le sue origini sono di Prato La Peligna, chi ci segue lo sa benissimo. Andiamo dunque da Paolo Renzetti, 1 minuto e mezzo, Paolo. 43 minuti nel corso del primo tempo qui in terra marchigiana al Pacifico Carotti, l'Avezzano conduce per 1-0 grazie al gol realizzato al 40esimo da Persi, ancora Avezzano in possesso di palla, attacca la formazione di Lucarelli sul settore di destra con Bisegna, Bisegna il tentativo di cross, fa carambolare il pallone, o almeno cerca di far carambolare il pallone sulle gambe di un avversario, sfera che termina sul fondo, ma il direttore di gara dice che ci sarà la rimessa in favore della Iesina, rimessa affidata al portiere Bolletta che nulla ha potuto sul guizzo di Epersa che al 40esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha messo il pallone in rete. Avezzano che aveva avuto una grande occasione in apertura di gara con Di Curcio, aveva anche rischiato di prendere gol, poi sugli sviluppi di questo calcio d'angolo è arrivata questa rete sicuramente importante che permette ai marsicani di condurre per 1-0 e dunque di guardare
di vedere il traguardo della salvezza sempre più vicino in casa, in caso di vittoria anche di avere il conforto della matematica per quanto riguarda la permanenza in Serie D. Ora il gioco è fermo, c'è un calcio di punizione per l'Ajesin sul pallone Frulla che si incarica della battuta. Siamo sulla tre quarti di campo, pallone in area di rigore, l'uscita con i pugni del portiere Di Girolamo che allontana, non ha azzardato la presa il portiere dell'Avezzano, anche perché il pallone è viscido per la pioggia, e con i pugni ha respinto e ha mandato il pallone in fallo laterale. Ce l'ha rimessa, affidata alla formazione di casa, e Sassaroli che si carica della battuta con le mani, il pallone per Alessandroni, il tentativo di cross, ancora Alessandroni, termina a terra, chiede la punizione, guadagna solo una rimessa laterale, ancora Sassaroli alla battuta, pallone sempre per Alessandroni, il tentativo di cross, l'intervento di un giocatore dell'Avezzano, si tratta proprio di Frulla che spedisce il pallone in calcio d'angolo, e dunque ci sarà il tiro dalla bandierina, il quarto tiro dalla bandierina per l'Ajesina, mentre siamo giunti all'ultimo minuto di gioco, 40 secondi al termine, pallone, e c'è il pareggio dell'Ajesina, del numero 11, Pier Andrei, che proprio sugli sviluppi del calcio d'angolo di piatto è andato a mettere il pallone in rete alle spalle del portiere Di Girolamo, e dunque Avezzano beffato proprio all'ultimo minuto di questo primo tempo sul calcio d'angolo che è stato battuto dalla formazione marchigiana. Pier Andrei, maglia numero 11 di piatto, è andato a mettere il pallone in rete. Siamo al 45esimo dunque del primo tempo, di nuovo parità per questa partita, e ci sarà un minuto di recupero, okay. Viene segnalato dunque 1-1, ancora 60 secondi da giocare. A te Andrea. Grazie Paolo, non ci voleva dunque il pareggio di Pier Andrei. Intanto in Serie A clamoroso raddoppio del Frosinone con Kragel a Milano, Milan 0 Frosinone 2, in Lega Pro raddoppio del Prato con Ogun 6 a Carrara. Andiamo ora a collegarci con Daniele Bollettini per questo aggiornamento da Riviera delle Palme, poi probabilmente ci sono novità anche a Scoppito, e quindi predisponiamo il collegamento per la gara della Miternina. Andiamo da Daniele Bollettini. Sì, dalla Riviera delle Palme, dove è cambiato circa 5 minuti fa il punteggio con la Samba in vantaggio per 1-0 in virtù del gol realizzato da Ballocchia, primo gol stagionale, tra l'altro la prima presenza da titolare per l'odierno numero 10 della Samba, che ha sfruttato un'azione di ripartenza dei rossoblu, si è trovato in mezzo ai difensori del Chieti, è riuscito a battere poi il portiere in uscita Patone con un tocco raso terra, beffato il numero 1 nero verde. Viene segnalato in questo istante un minuto di recupero in questo finale di primo tempo, prima del gol della Samba Chieti, che ci aveva provato in due occasioni sempre con Barone, prima al minuto numero 19 con un tiro dalla distanza terminato però sopra la traversa, poi lo stesso Barone su calcio di punizione dal lato corto nei pressi dell'area di rigore della Samba sulla fascia destra per il Chieti, traversone al centro dell'area, Barone è riuscito a staccare più in alto di tutti ma ha indirizzato il pallone ancora fuori dallo specchio, questo al minuto numero 34, una manciata di secondi e poi il vantaggio della Samba. Samba che al minuto numero 39 ha anche sfiorato il raddoppio su calcio di punizione battuto da Titone, palla potente che stava per rimbalzare davanti al portiere Patone, che è riuscito però a deviare in calcio d'angolo. Finisce proprio ora il primo tempo di Samba Chieti, squadre al riposo sul punteggio di 1-0. Linea a voi. Grazie, grazie a Daniele Bollettini. Brutte notizie dal Carotti, avevamo appena sentito che la Ajesina aveva pareggiato, ora addirittura in vantaggio, è cambiato tutto nel giro di un minuto. Appena è possibile ascoltiamo le parole di Paolo Renzetti, che prima ci aveva annunciato il pareggio di Pier Andrei per la Ajesina. Prima ancora l'Avezzano era passato in vantaggio con Persia e ora c'è il secondo gol della Ajesina. C'è Paolo? Ah no, c'è Scoppito. Allora andiamo a Scoppito per sapere se ci sono novità anche in Miternina Castelfidardo. Sì, purtroppo arrivano ancora brutte notizie qui dal comunale di Scoppito, dove il Castelfidardo proprio nel minuto di recupero, l'unico minuto di recupero, ha raddoppiato con Trillini di colpo di testa, quindi a Miternina 0, Castelfidardo 2, quindi per i marchigiani buone notizie, visto che continuano a sperare nella salvezza diretta, perché in zona playoff, mentre la Miternina sommamente sta
ha abbandonato il processo e quindi si sperava in qualcosa in più in questa partita per salutare il pubblico amico con una vittoria, almeno con una vittoria per salutare il pubblico, come ho già detto, il pubblico amico, però c'è più mordente nel Castelfidardo e quindi si trova a vincere 2-0 dopo il tiro al settimo di Balloni e al 46esimo di Trillini con un colpo di testa. Okay. Vabbè, ci sentiamo dopo. Grazie mille Stefano, purtroppo dobbiamo correre, ci sono tante altre novità. Prima di tornare a Iesi, importante gol della Fermana a Recanati, rete di Degano al 42esimo, un gol che darebbe modo alla Fermana sostanzialmente di qualificarsi ai playoff. Ma andiamo a Iesi da Paolo Renzetti. Paolo, ma cosa è successo in questo finale? Incredibile finale di tempo, Andrea, con la Iesina che ha segnato due gol in un minuto, davvero incredibile anche come l'Avezzano sia riuscito a rovinare quanto di buono era riuscito a fare poco prima, perché al 45esimo noi ci eravamo lasciati sul risultato di 1-0 per i marsicani. Dicevo, al 45esimo c'è stato il pareggio di Pierandrei, avevamo comunque raccontato in diretta il gol del pareggio della formazione marchigiana sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla al centro, azione, nuova azione della formazione di casa e conclusione vincente di Cardinale con il pallone che è stato Cardinali che su una ingenuità della difesa marsicana di potenza e di prepotenza oserei dire è andato a mettere il pallone per la seconda volta alle spalle dell'incolpevole Di Girolamo. Dunque in due minuti la Iesina ha prima pareggiato il gol che era stato segnato da Persia al 40esimo e poi al 46esimo ha trovato anche il gol del 2-1 con Cardinali, tutto da rifare per l'Avezzano, squadre che sono già rientrate negli spogliatoi. Grazie. Allora, indicazioni per la regia, andiamo a prendere i finali di primo tempo a Teramo e all'Aquila e poi anche ad Agnone da Matteo Falzon. Nel frattempo possono già andare le schermate dei risultati, sono tutti finali di primo tempo. Ripartiamo da Teramo, da Jacopo Forcella, in estrema sintesi il primo tempo, il consuntivo. Jacopo. Sì, Andrea, scusate, 0-0 un po' più Teramo rispetto a questa prima frazione, le opportunità nel finale di tempo con Moreo ed è stata la terza occasione per la formazione di Vivarini, mentre per la spalla davvero non si sono registrate occasioni degne di nota, ma di fatto, come detto anche nel corso della prima frazione, non è partita a ritmi molto elevati. Certo, se fosse arrivato un gol certamente lo avrebbe meritato il Teramo, ma tutto sommato lo 0-0 ci sta. È tutto per il momento dal Bonolis, a te. Perfetto, e ora andiamo da Gianmarco Menga per questo finale di primo tempo. Tra l'altro, Gianmarco, mi senti? Sì. Allora, ti posso dire, per quel poco che ho capito, perché non è che si vedesse l'episodio dell'espulsione di San Domenico, ma penso che non ci sia alcun fallo di reazione a palla lontana, forse delle proteste che sono state colte dal direttore di gara che ha estratto. Sì, nei confronti dell'arbitro, di conseguenza adesso dovremmo vedere bene il regolamento, però potrebbe non cavarsela con una giornata sola, di conseguenza anche l'eventuale decisione da parte della società comunque di metterlo fuori da qui a fine stagione potrebbe tra virgolette essere elusa direttamente dalla decisione da parte del giudice sportivo in settimana. Fatto sta che è un epilogo, Andrea, insomma, davvero. Senti, Gianmarco, se questa partita finisce in questo modo, è anche ipotizzabile un eventuale ritorno in panchina di Perrone, visto che la gestione modica è stata pessima? Credo sia molto difficile, forse soprattutto dalla parte, insomma, di Perrone che comunque, insomma, ci ha messo la faccia, adesso è stato allontanato. Credo che comunque in seno alla società, e l'abbiamo anche scritto e detto ripetutamente, non tutti fossero d'accordo con questa decisione che si sta rivelando sul campo fallimentare, però ormai credo che sia altamente improbabile, insomma, un rimescolamento delle carte ancora una volta certo. a pochi giri di lancette dalla conclusione. Certo. Allora, per ora va bene così, Gianmarco, ci sentiamo per la ripresa. A dopo. Grazie a Gianmarco Menga. Non so se è pronto Matteo Falzon dallo stadio Civitelle di Agnone per il primo tempo di Olimpia San Nicolò. Matteo.
Ok, ancora, allora non c'è, andiamo a vedere la Serie A, la schermata dei risultati, 4 partite, si stanno giocando 0-0 tra Empoli e Bologna, Milan-Frosinone 0-2, questo è un risultato clamoroso, al secondo minuto Paganini, poi al 44esimo Kragl per il raddoppio della squadra di Stellone, Palermo in vantaggio sulla Sampdoria grazie alla rete di Franco Vasquez e poi 0-0 tra Sassuolo e Verona. Ok, in questo momento abbiamo Matteo Falzone, allora andiamo un minuto Matteo per il consuntivo del primo tempo. Sì, peccato che oggi non ci possiamo aggiornare sui gol di Ilicic, ma il primo tempo è finito 1-0 per l'Agnonese. Nel periodo non collegato ci sono state occasioni per il San Nicolò, per Stefano De Gidio al 33esimo che ha anticipato il portiere in uscita, è stata un'indecisione tra il portiere e un difensore dell'Agnonese, tocco di De Gidio con pallone che è terminato di pochissimo sul fondo, scheggiando forse anche il palo prima di terminato corsa proprio sul fondo, al 38esimo sul il primo calcio d'angolo, un colpo di testa in anticipo sul primo palo con palla che è terminata alta di poco, al 43esimo stesso De Gidio è entrato in area e caduto a terra per l'arbitro simulazione, dunque terzo ammonito dell'incontro per il San Nicolò dopo De Santis e Donatangelo, nessuno invece del file dell'Agnonese che sta conducendo per una rete a zero, gol al 21esimo su calcio di rigore di Conte, fallo okay. Di De Santis, linea grazie d'attura. Grazie Matteo, andiamo con i risultati di Lega Pro, con anche i marcatori, Ancona Rimini, in realtà probabilmente l'Ancona aveva segnato ma il gol è stato annullato, 0-2 il punteggio al Del Conero, le reti del Rimini portano la firma di Albertini e Polidori, Arezzo Maceratese 0-0, Carrarese Prato 0-2, le reti di Capello e Ogunseie, L'Aquila Lucchese 0-1, Pozzebon e poi espulso San Domenico, Pisa Lupa Roma 1-0, Ciani, Sant'Arcangelo Pontedera 1-1, segna Scappini, pareggia per i romagnoli De Respinis, 0-0 tra Savona e Pistoiese, 0-0 tra Teramo e Spal, tutto cuoio avanti sul Siena 2-0, doppietta di Tempesti. Serie D con i risultati, poi dopo la pubblicità magari diremo qualcosa in più con le classifiche, Fano Matelica 0-0, Amiternina Castelfidardo 0-2, reti di Balloni e Trillini, Folgore Veregra Campobasso 1-0, Folgore avanti con la rete di Pedalino al 41esimo, Giulianova Vispesaro 0-0, Isernia Monticelli 0-3 con le firme di Petrucci, Galli e Margarita, Jesina Avezzano 2-1, sblocca Persia poi rimonta nel giro di un minuto a cavallo del 45esimo per i Leoncelli con Pierandrei e Cardinali, Agnonese San Nicolò 1-0, rigore di Conte, Recanatese Fermana 0-1, Degano, San Benedettese Chieti 1-0, Vallocchia. È il momento di fermarci, pubblicità, poi rientriamo con i secondi tempi. Eccoci rientrati, seconda parte di diretta stadio, vanno man mano riprendendo le partite, prima di andare sui campi uno sguardo alla classifica di Lega Pro e poi uno sguardo alla classifica di Serie D, poi ripartiamo da Jacopo Forcella e successivamente Gianmarco Menga. Per quanto riguarda la Lega Pro vediamo ora all'interno della griglia playout ci sarebbero Lupa Roma, L'Aquila, Prato e Sant'Arcangelo appena al di fuori ma non ancora salve, Rimini, Tutto Cuoio e Pistoiese, invece con questo risultato si salverebbe la Lucchese per l'Aquila, ripeto, la necessità a questo punto di non solo giocare il play-out ma di farlo con la gara d'andata in casa. Diamo uno sguardo ora alla classifica un po' più ingarbugliata sotto certi versi per la zona salvezza in Serie D, chiaramente il ribaltamento del risultato del Carotti complica un pochino i piani dell'Avezzano che a maggior ragione avrà bisogno, stando così le cose, di fare risultato e magari anche risultato pieno nella gara di domenica prossima contro una Recanatese che in questo momento sarebbe fuori dal discorso playoff, perché se fosse confermato questo risultato con la Fermana avanti sulla Recanatese, lo vedete dalla classifica, Fermana al 5° posto con un +4, quindi playoff blindati per la squadra di Flavio Destro, ma anche con un pareggio la Fermana sarebbe avanti
resterebbe avanti in classifica. L'ultima giornata c'è Fermana a Miternina, insomma, che sembra una partita piuttosto segnata. Questo possiamo dire al momento, poi altro aggiungeremo più tardi e sicuramente anche questa sera nel corso della trasmissione L'Abruzzo del pallone di Jacopo Forcella. E proprio da Jacopo ripartiamo con il secondo tempo di Teramo Spal. Jacopo. Sì, di nuovo buon pomeriggio dallo stadio Bologna, secondo tempo che è iniziato da 2 minuti e 21 secondi, il punteggio sempre invariato, senza reti, 0-0 tra Teramo e Spal, non ci sono state sostituzioni, dunque squadre che ritornano in campo con gli 11 iniziali, con il Teramo che adesso spinge con le cecchine in area di rigore, attenzione Petrella, là a sinistro altro, sopra la traversa, ma è la seconda opportunità in questa ripresa per il Teramo, al primo minuto, anzi dopo 40 secondi, ancora una conclusione mancina, stavolta però di Diego Cenciarelli che ha sfiorato il palo alla sinistra di Branduani, stavolta è Petrella, ben servito da Cecchini, a mancare lo specchio della porta con il piatto sinistro alto, sopra la traversa, Caridi adesso di testa verso Scipioni che forse tocca il pallone con un braccio, no, secondo Andrea Zingarelli della sezione di Siena, allora ancora la formazione biancorossa leata da Vincenzo Vivarini con Cruciani, un'occhiata in mezzo, il traversone diventa una specie di tiro che però termina fuori, la controlla Branduani, può andare al rinvio dal fondo, intanto qualcosa si muove sulla panchina di Leonardo Semplici, ancora tutti seduti sulla panchina biancorossa del Teramo e ci aspettiamo che da qui alla fine della partita qualcuno dei giovani entri sul terreno di gioco, o almeno questa era l'indicazione, almeno alla vigilia, da parte del tecnico di Ari con Moreo che adesso non controlla il pallone, allora si riparte da Gianni, capitano della Spal che ha giocato in difesa, in copertura, anche in marcatura, una partita fino a questo momento davvero esemplare, Posocco in zona centrale per Gigi Grassi, da un'occhiata in avanti, non ci sono compagni, allora deve scaricare sulla destra dove c'è Gentile, il pallone, il traversone verso le braccia, Davide Narduzzo che si accartoccia e controlla il pallone, 4 minuti 10 secondi, Teramo 0 Spal 0, a te. Grazie a Jacopo Forcella, forse ci sono novità in termini di sostituzioni al Fattori per queste primissime battute della ripresa di L'Aquila Lucchese. Gianmarco Menga. Sì, allora Andrea. Sì, ti sentiamo. Allora, c'è stato un convulso fine primo tempo, soprattutto qui in tribuna con Elisao Iannini avvicinato da alcuni tifosi che hanno espresso il loro malumore in questo momento, soprattutto anche nei confronti di San Domenico, tra l'altro parlando anche con qualche dirigente, insomma c'è la possibilità magari a bocce ferme in serata o domani di valutare una clamorosa eventualità di un ritorno di Carlo Perrone, di cui tra l'altro mi avevi chiesto proprio nel precedente collegamento. È assai remota come ipotesi, però dovesse finire così la partita di oggi potrebbe essere presa in considerazione, anche considerando poi il fatto che ci sarebbero 2 settimane piene di lavoro per preparare, soprattutto dal punto di vista mentale, l'eventuale ormai quasi certo, insomma, play out. Per quanto riguarda la formazione, si è appena entrati in campo con lo stesso non 11 ma in 10, chiaramente con per via dell'espulsione di San Domenico, dunque gli stessi uomini in campo in questo inizio secondo tempo, con Perna che però è entrato proprio in questo momento in campo al fianco di De Sosa, ecco qui, quindi è questo il vero primo cambio da parte dell'Aquila, proprio Perna che in questo momento è caduto in area di rigore e proteste da parte della panchina aquilana che cercava il calcio di rigore per un contatto in cui è andato giù Perna, dicevamo dunque Perna il cambio dell'Aquila con De Sosa ad affiancarlo, è uscito Tommaso Ceccarelli spento soprattutto nella seconda metà del primo tempo, dunque 2 punti pesanti per l'Aquila, proprio Perna che adesso ha fatto a sponda a De Sosa, seguiamo l'azione in diretta perché l'Aquila sembra aver iniziato almeno con un piglio un po' più aggressivo questa ripresa, il cross di Mercurio dalla destra senza problemi però per il portiere della Lucchese, un cross telefonato, nulla da fare né per Perna né per De Sosa, dunque Perna in campo al posto di Ceccarelli in questa ripresa,
Si riparte dall'1-0 per la Lucchese. Ecco Gianmarco, visto che sei in linea, continuano ad arrivarci dei messaggi. Prima un nostro amico Massimiliano si rammaricava di questo epilogo della storia tra San Domenico e l'Aquila, e ora è arrivato un altro messaggio che dice: impossibile salvarsi con una squadra che ha questo atteggiamento in campo. E poi c'è una lista di giocatori presunti colpevoli, con i vari Scotti, San Domenico, De Sousa. Ora ho perso un po' il conto, ma un bel mucchio di giocatori citati dall'amico da casa. Ecco, ricordiamo che se mettiamo la classifica, questa squadra sul campo avrebbe collezionato 37 punti, che al momento vedrebbero l'Aquila fuori dalla zona play-out, ma sicuramente senza questi 7 punti la squadra avrebbe vinto qualche altra partita e quindi il discorso sarebbe stato già chiuso. Il problema è che, e questo non si capisce per quale motivo sia accaduto, dopo la penalizzazione la squadra è crollata in via, diciamo, nervosa, e non si è più rialzata. E questo, diciamo, il nocciolo della questione: perché è accaduto questo? Che ci fosse un contraccolpo, ok, ma che fosse così brutale forse era difficile aspettarselo, tenuto conto che ci sono diversi giocatori di esperienza. Intanto gol dell'Arezzo. Gianmarco. Sì, assolutamente, analisi perfetta Andrea. A questo aggiungiamo che comunque io credo, perché poi anche respirando un po' il clima dell'inizio anno... Tanto riabbiamo il messaggio qui, citati anche Pesoni, Maccarrone, Milicevic, Cosentini, Mancini, ma questi sono giocatori che fino a un mese e mezzo fa, molti di questi avevano fatto una ottima stagione. Gianmarco. Andrea, chiaramente non c'è la controprova, obiettivamente insomma l'errore più grande forse è stato quello di allontanare Perrone, anche perché ribadisco che da quest'estate c'era un progetto con Perrone che doveva andare oltre l'anno in corso, eventualmente incrociando le dita anche con una retrocessione si sarebbe potuti ripartire con un progetto a lungo termine con Perrone, che già impostò un progetto di questo tipo a Salerno qualche annata fa, si è deciso per questo cambio drastico con il ritiro durato poi una settimana. Insomma, quello che si fa a livello canonico, senza però forse valutare la tranquillità e l'equilibrio di squadra che comunque Perrone aveva garantito anche nell'ultimo periodo. Col seno del poi ormai nel calcio non si può parlare, però chiaramente, come dicevi tu, questa squadra ha fatto sul campo 37 punti, di cui 36 con Perrone praticamente più di un mese fa, visto che la squadra ormai è in una crisi di risultati profonda da oltre due mesi, tra cui chiaramente il discorso che ricordavi della penalizzazione. Probabilmente non aver avuto un'identità di squadra in questo campionato fino a marzo alla lunga ha pesato, e non poco, perché a livello di qualità credo che questa sia una squadra che non potesse ambire ai play-off, ma neanche ai play-out. Nella maniera più assoluta. Buona squadra di mezza classifica, che invece si ritrova addirittura forse a chiudere in penultima posizione se dovessero continuare ad arrivare risultati negativi anche dagli altri campi, anche nella prossima giornata. E dunque è un incubo ad occhi aperti per questa squadra. Va bene, ci sentiamo più tardi, sperando che arrivino notizie migliori dal Fattori, con una reazione d'orgoglio, almeno cercare di non perdere questa partita. Grazie a Gianmarco Menga. In Serie A, clamoroso a Milano, Balotelli fallisce un calcio di rigore respinto da Bardi e dunque il Frosinone mantiene il doppio vantaggio. Rigore fallito al terzo della ripresa. Scendiamo in Serie D, andiamo da Paolo Renzetti, vediamo se l'Avezzano sta reagendo a questo svantaggio che complica i piani salvezza. Paolo. Sì, grazie, siamo all'ottavo minuto nel corso della ripresa, sempre 2-1 per la formazione di casa. Avezzano che ha chiesto un rigore pochi secondi fa, c'è stato l'atterramento di un giocatore numero 11 della formazione avezzanese, si è trattato di Genova. Il direttore di gara ha lasciato proseguire, hanno protestato in maniera vibrante i giocatori dell'Avezzano, è stato ammonito anche un giocatore in maglia arancione, decisione dubbia quella del direttore di gara Carmine Lopriore di Foggia, che ha fatto arrabbiare anche i tifosi dell'Avezzano che si trovano proprio di fronte alla nostra postazione del settore distinti. Prima di questo episodio dubbio in area di rigore della Jesina, da segnalare al sesto minuto una bella azione di San Paolesi per la formazione di casa. San Paolesi che aveva preso il posto nel primo tempo di Trudo infortunato, San Paolesi che aveva crossato all'interno dell'area di rigore con il pallone che era finito nella zona del secondo palo, dove Pierandrei non era riuscito ad arrivare, e poi un minuto dopo
un'occasione per l'Avezzano, un tiro di Censori dall'interno dell'area di rigore della formazione marchigiana, tiro murato, respinto dal numero 6, Fatica, e poi come detto l'episodio dubbio con l'atterramento in area di rigore marchigiana di Genova e con il fischietto foggiano che ha lasciato proseguire. Diamo un'occhiata al cronometro, siamo giunti all'undicesimo minuto nel corso della ripresa qui a Iesi, ricordo il parziale Iesina 2, Avezzano 1. A tal proposito, Andrea, devo rettificare tra l'altro l'autore del gol dell'Avezzano, perché c'era stata sulla conclusione di Persia, l'ultimo tocco è stato, abbiamo rivisto le immagini anche con i colleghi marchigiani, l'ultimo tocco è stato di Censori, dunque il gol del momentaneo vantaggio della formazione marsicana non è stato segnato da Persia ma da Censori, che proprio quasi sulla linea di porta è riuscito a mettere il pallone alle spalle del portiere Bolletta. Non cambia però la sostanza delle cose, Iesina sempre in vantaggio per 2-1, undicesimo minuto, a te la linea. Grazie, grazie. Intanto il Milan ha accorciato questa volta sì le distanze con un gol di Bacca al quinto della ripresa dopo il rigore fallito da Balotelli, e c'è da segnalare anche il terzo gol in Lega Pro del Rimini sul campo dell'Ancona con una rete di Pedrelli. Ci sono due Pedrelli in campo, uno dell'Ancona, uno del Rimini, ha segnato quello del Rimini. Ancona 0, Rimini 3, dunque. Andiamo ad Agnone, stadio Civitelle, un paio di minuti per Matteo Falzon. Matteo. 8 e 15 sul cronometro nel corso del secondo tempo, Agnonese sempre in vantaggio per una rete a zero sul San Nicolò. Da segnalare qualche istante fa una conclusione della lunga distanza da parte di Guadalupi, che calore ha alzato in angolo. Gli angoli sono 6 a 2 per la formazione dell'Olimpia Agnonese, i cartellini gialli sempre 3, tutti per il San Nicolò, De Santis, Donatangelo e De Gidio. Sono state operate due sostituzioni nel corso dell'intervallo, fuori Marolda, dentro Gragnoli nell'Agnonese, e al sesto del secondo tempo una ricaduta per Rapino, che è uscito al suo posto Brighi, dunque sostituzione prima anche per mister Massimo Epifani del San Nicolò, quando tocchiamo proprio il nono minuto esatto nel corso di questo secondo tempo. Occasioni da gol in questa ripresa di fatto non ce ne sono state, se non quel tiro che abbiamo descritto con calore che ha alzato in angolo la battuta da parte di Guadalupi. Il colpo di testa ora di Chiacchiarelli proprio sulla linea di centrocampo, allontana la difesa del Milanese che sta difendendo bene, di fatto solo il San Nicolò si è fatto vedere le parti di Leuci nelle occasioni con De Gidio nella prima parte, esattamente al 33esimo e al 38esimo, De Gidio che poi è stato anche ammonito per simulazione in chiusura di tempo. Posizione di offside ora per Santoro dell'Agnonese, si riprenderà con un calcio di punizione a favore del San Nicolò, se ne incarica Tomas Calore, classe 97, l'appoggio per Andrea Pretara, che ricordiamolo stasera sarà ospite dell'Abruzzo del pallone, perché sarà premiato insieme a altri quattro giovani delle altre quattro formazioni abruzzesi come miglior giovane del San Nicolò. Andrea Pretara, classe 96, ancora posizione di fuorigioco da parte di Santoro e calcio di punizione ancora per il San Nicolò, lo batterà sempre Thomas Calore, fase non troppo bella dell'incontro, vento soffia ancora, scaldano i componenti di entrambe le panchine, entrambi gli allenatori hanno due sostituzioni ancora da fare dopo gli interventi, gli ingressi di Brighi e Gragnoli da una parte e dall'altra. 10:30 sul cronometro nel corso del secondo tempo, Olimpia Agnonese 1, San Nicolò 0, decide sempre la rete di Conte su calcio di rigore al 21esimo del primo tempo, la linea allo studio. Perfetto, grazie Matteo. Intanto in Serie A il Sassuolo sblocca contro il Verona, rete di Pellegrini, e poi il Frosinone riallunga sul Milan con Dionisi. Da sottolineare come Dionisi, che come Salviato, giocatore del Lanciano, è stato compagno di squadra di Morosini ai tempi del Livorno, ieri Salviato dopo il gol ha alzato la sua divisa e ha mostrato la maglia intima con la scritta Ciao Moro. Lo stesso ha fatto Dionisi, che dopo aver segnato il 3-1 del Frosinone ha mostrato la maglietta Ciao Moro, visto che insomma qualche giorno fa ricorreva l'anniversario della
scomparsa dello sfortunato Pier Mario Morosini. Invece in Lega Pro c'è il vantaggio del Savona sulla Pistoiese, rete di Tassi al decimo della ripresa. In Serie D Giulianova in 10 uomini, sempre 0-0 Alfadini tra Giulianova e Vispesaro, ma Giulianova in 10 uomini per via dell'espulsione per doppio giallo di Marini. E poco fa è arrivata anche la notizia, l'avete visto, del pareggio del campo basso a Montegranaro contro la Folgore Veregra, la rete al quarto d'ora della ripresa di Aquino. Intanto ecco un'altra novità, il quarto gol del Monticelli contro l'Isernia, Isernia 0 Monticelli 4, dopo questa scarica di aggiornamenti che non finisce perché c'è un altro aggiornamento. Fano in vantaggio sul Matelica, 14esimo della ripresa, la rete di Davide Borrelli. Dunque continuano a fioccare gol, continuano a fioccare aggiornamenti di risultato. Detto questo, andiamo in collegamento per un minuto e mezzo, due minuti, facciamo due minuti dal Bonolis con Jacopo Forcella per Teramo Spalle. Sì Andrea, 17 minuti, 20 secondi, 0-0, ma è un secondo tempo completamente differente rispetto alla prima frazione, più aperto, con più occasioni, ne ha avuta una anche la palla. Ora seguiamo questa con Moreo, squadra alla porta, esce, però la difesa della squadra riesce a liberare l'insidia della formazione biancorossa. Dicevamo, parecchie occasioni, soprattutto all'undicesimo, il palo di Michel Cruciani con un sinistro che si è stampato sul montante alla sinistra appunto di Paolo Branduani, con l'occasione per Cruciani che arrivava qualche minuto dopo. Una bella conclusione mancina di Grassi, respinta molto bene da Narduzzo in calcio d'angolo. Cruciani ancora in possesso di palla, decisamente il migliore in campo insieme a Gianni dall'altro fronte per Petrella. Petrella prova ad entrare in area del rigore, chiuso però dal numero 4, ancora una volta Nicola Gianni, davvero una partita sontuosa da parte del numero 4, il trentenne difensore della Spalle. Ma come detto, adesso la partita è molto più godibile con la formazione di Semplici, che ha già operato un cambio, uscito con la maglia numero 8 Federico Gentile, è entrato con la maglia numero 20 Mirko Fighi e sta per entrare in casa Teramo con la maglia numero 23 Giacomo Calderaro. Vedremo chi sarà a lasciargli il posto sul terreno di gioco, e si scaldano anche Tini e Palestini, dunque probabilmente saranno questi tre i cambi in casa biancorossa. Il primo però sarà Giacomo Calderaro, ma bisogna aspettare che la palla esca dal terreno di gioco per poter operare la sostituzione. Intanto prima tutt'altro che primaverile, appena terminato di piovere sullo stadio Bonolis, adesso si può andare alla sostituzione. Dunque entra con la maglia numero 23 Giacomo Calderaro a farne spazio Stefano Moeo, tutto questo al minuto 20 nel corso della ripresa. Dunque fuori Stefano Moeo, dentro in campo Giacomo Calderaro, prima sostituzione nelle fila biancorosse. Il punteggio è sempre di 0-0 quando i minuti sono 20 nel corso della ripresa. Per il momento è tutto, Andrea, a te. Grazie. Intanto c'è stato il quinto gol del Monticelli a Isernia, e poi ha accorciato le distanze la Carrarese contro il Prato. Dunque questi sono altri aggiornamenti che vi possiamo dare in questo momento. Scendiamo effettivamente in Serie D, andiamo per un paio di minuti buoni da Paolo Renzi, anzi no, scusatemi, c'è la Lega Pro, c'è la partita dell'Aquila, Stadio Fattori, Gianmarco Menga per l'Aquila Lucchese. Gianmarco, prova a attaccare l'Aquila con Manuel Mancini che scambia con De Sosa, quindi il pallone sulla sinistra per Piva, il cross al centro a cercare Perna che sfiora il pallone e l'arbitro assegna rimessa dal fondo. Rimessa dal fondo, forse c'era stato l'ultimo tocco da parte della centrale difensiva della Lucchese, l'arbitro non è stato di questo avviso. Rinvio dal fondo quando abbiamo superato il ventesimo. Andrea, scarseggiano le occasioni, anzi fa paura in contropiede con il solito Pozzi e Bon la Lucchese. L'Aquila che ha inserito anche Triarico nel periodo non collegato al posto di Milicevic, probabilmente per un calo fisico del croato che tornava da un infortunio muscolare. Fatto sta che adesso è De Francesco a fare il play a centrocampo con Triarico e Manuel Mancini, Mezzali davanti,
restano De Sosa e Perna, considerando l'inferiorità numerica per l'Aquila da metà primo tempo per l'espulsione di San Domenico. Vediamo adesso Perna che scambia con Triarico, il tocco poi dietro per De Francesco che rischia di essere anticipato. Di Mercurio alza il pallone, fallando però la misura del passaggio. Attenzione, ecco qui uno dei contropiedi di cui parlavamo, con Pozzebon che prova a puntare verso l'area di rigore, prova ad accentrarsi Pozzebon, poi viene chiusa la sua azione da Piva che si rifugia in Scotti. Ammutolito il pubblico, si gioca veramente in uno spettro adesso. Il lancio a cercare Perna, anticipato ancora una volta da un'ottima difesa da parte della Lucchese. C'era stato il rilancio di Scotti proprio per Perna che è stato anticipato. Ancora Mingazzini a centrocampo, prova ancora a servire Pozzebon in avanti. Pozzebon, ottimo lavoro, il pallone che corre via sulla sinistra. Attenzione con questo traversone, la palla un po' lunga, ci arriva lo stesso Mingazzini, poi c'è forse un fallo di mano da parte del centrocampista della Lucchese. L'Aquila è già ripartita allora con Triarico che non riesce a saltare diretto avversario. De Francesco, azione confusionaria da parte dell'Aquila adesso, con De Francesco che apre ancora a sinistra verso Triarico che guadagna una rimessa laterale in zona offensiva. Prova a stringere i tempi l'Aquila quando siamo già a metà di questa ripresa, almeno con l'orgoglio per trovare il pareggio. Ci sono due palloni in campo e dunque viene fermata l'azione rosso-blu che dovrà ripartire inevitabilmente da una palla a due. Chiaramente l'Aquila dovrebbe riottenere il possesso palla come era nel momento in cui è stato fermato il gioco. E così è, con Triarico che appoggia a Mancini. Seguiamo questa azione, però chiudiamo la linea allo studio, vediamo se si crea l'opportunità in occasione da rete. Piva cerca Triarico, perde il rimpallo con Mingazzini che adesso prova a gestire il pallone con questo rilancio. De Francesco, pressing irregolare, calcio di punizione per la Lucchese, altra chance persa dagli uomini di Modica. A te Andrea. Grazie, grazie a te Gianmarco. Di Erpen, rete della Carrarese contro il Prato, Carrarese 1, Prato 2, in Serie D, pareggio Andrea, immediato del Matelica. Sì. Andrea, scusami, c'è il terzo gol della formazione di casa, il terzo gol della Jesina, segnato in contropiede da Carnevali che si è presentato tutto solo dinanzi al portiere di Girolamo, ha messo la palla nell'angolino. Dunque, quando siamo giunti al 22esimo minuto della ripresa, Jesina 3, Avezzano 1, a te la linea. No, no, puoi proseguire. Io stavo dicendo del pareggio del Matelica a Fano, pareggio immediato di Iachetta dopo la rete di Borrelli, e poi ti stavo dando la linea, quindi possiamo restare un paio di minuti con te. Sì, dunque si complica ancora il discorso per l'Avezzano che ha subito questo terzo gol della formazione di casa. Avevamo detto che la Jesina non stava regalando assolutamente nulla alla formazione di casa. È arrivata questa terza rete che ora davvero mette in salita la gara per la formazione di Lucarelli, che in questo secondo tempo è riuscita a combinare ben poco, eccezione fatta per quella conclusione di Censori in area di rigore dell'Avezzano che è stata murata dal difensore della formazione di casa, il numero 6 Fatica. A proposito poi di Avezzano, ricordiamo anche l'episodio dubbio in area di rigore marchigiana con il sospetto tocco con la mano di Fatica in un'azione che ha visto poi cadere a terra anche un giocatore dell'Avezzano, il direttore di gara Lopriore di Foggia, che ha lasciato proseguire. C'è intanto un calcio d'angolo per l'Avezzano, il pallone calciato da Bisegna però ha oltrepassato la linea bianca e dunque si è alzata la bandierina del secondo assistente Emanuele Panzini di Bari, che ha segnalato l'irregolarità e dunque gioco fermo. Quando siamo giunti al 24esimo della ripresa ci sarà la rimessa affidata al portiere della formazione di casa. Intanto sono 24, come detto, i minuti di gioco. Avezzano che è costretto a recuperare due gol, ad inseguire con il doppio svantaggio. Avezzano che pochi istanti fa ha effettuato la prima sostituzione con il tecnico Lucarelli, che ha mandato in campo Tabacco per Felli. Perde il pallone Ndai e riparte ancora la formazione di casa, poi però c'è
c'è stato il recupero. Ok, Paolo, Paolo, ti dobbiamo un attimo interrompere, torneremo da te più tardi, dobbiamo proprio abbassare il collegamento perché dobbiamo andare a Teramo, ha segnato la SPAL e quindi ci dovrà raccontare Jacopo Forcella, l'autore del gol, e anche la dinamica di questa marcatura. Dopodiché andremo ad Agnone da Matteo Falzon per un aggiornamento su Olimpia Agnonese San Nicolò. Intanto, sempre in Lega Pro, il Sant'Arcangelo ha ribaltato il risultato sul Ponte d'Era. Ora la squadra romagnola è in vantaggio per 2-1 sulla squadra toscana di Paolo Indiani. C'è Jacopo? E Andrea, ci sono. Ok, vai con l'aggiornamento. 27esimo nel corso del secondo tempo, la SPAL è in vantaggio 1-0, gol al minuto 71 realizzato da Mattia Finotto, ma è un gol, andiamo nella descrizione che ha del rocambolesco e del paradossale un po', perché non è una cosa che si vede tutti i giorni. Rimessa laterale in zona tranquilla di campo per il Teramo, Scipioni all'indietro voleva servire Narduzzo e invece è stato un assist verticale con le mani per Finotto, che si è ritrovato da solo contro Narduzzo e l'ho beffato con un lob su cui nulla ha potuto Davide Narduzzo, ma è davvero marchiana la topica di Stefano Scipioni, che ha praticamente regalato il gol alla SPAL di fatto. Poi Finotto, che è un uomo insomma che quest'anno ha dimostrato in più di una circostanza di essere letale in area di rigore, non se l'è fatto ripetere due volte. Vantaggio della SPAL dunque, minuto 71, Mattia Finotto. Teramo 0, SPAL 1, quattro minuti sono 28 nel corso della ripresa. A te. Perfetto, allora possiamo andare da Matteo Falzon e chiedo alla regia di ripristinare il collegamento anche con Paolo Renzetti. Matteo, un paio di minuti da Agnone. 23 minuti nel corso del secondo tempo, per segnalarvi che il conto degli ammoniti è salito, oltre a De Santis, Donatangelo e De Gidio, adesso abbiamo ammoniti anche Guadalupi, Lagnonese e Mozzoni, sempre per il San Nicolò, quarto cartellino giallo, Mozzoni tra parentesi come De Gidio, secondo cartellino giallo per simulazione, a memoria non ricordo in una partita due cartellini gialli per simulazione in due persone, due giocatori differenti ma della stessa squadra. Completate le sostituzioni per il San Nicolò, oltre a Brighi per Rapino al sesto del secondo tempo sono entrati Casolla per Chiacchiarelli al 14esimo, sempre della ripresa, e qualche istante fa Moretti per Bucchi al 22esimo. Attenzione, avanza Casolla, viene fermato, dunque nulla di fatto, riparte l'azione in contropiede dell'Agnonese con il numero 7 Conte fermato subito, mentre al 13esimo l'Agnonese è andata vicinissimo a un passo dal raddoppio con colpo di tacco di Santoro in azione di contropiede che ha appoggiato per la corrente Gragnoli, che si è presentato solo davanti a Calore, il tiro a colpo sicuro da parte di Gragnoli, Calore con un intervento prodigioso ha deviato sul palo, poi la difesa allontanata, occasionissima dunque per il raddoppio dell'Agnonese, che ora opera una seconda sostituzione. Entra il numero 17 di Lollo e dovrebbe uscire proprio l'autore del gol, il numero 7 Conte, quando siamo al 25esimo del secondo tempo. Il San Nicolò in avanti, da segnalare un'azione di Bucchi, un tiro ma che si è perso abbondantemente sul fondo, sta provando la squadra di Massimo Epifani, come detto le sostituzioni dentro Casolla e Moretti, però ovviamente dalle parti di Leuci poco di concreto. Ora questa sostituzione, seconda per l'Agnonese, come detto con Di Mollo per Conte, che ha segnato la rete del il match. 25 minuti, 1-0 Agnonese, di Nau Studio. Grazie, sì. Grazie, 1-2 letale della SPAL che raddoppia al Bonolis di Teramo, Teramo 0 SPAL 2. Jacopo Forcella. E Andrea, tutto in 3 minuti, ancora una volta Mattia Finotto servito da un passaggio in verticale di Eros Schiavone in area di rigore, il giocatore con la maglia numero 9 si è girato e ha fatto passare il pallone sotto la pancia di Narduzzo, che era uscito per bloccare la sua conclusione, dunque raddoppia la SPAL che dunque mette al sicuro il risultato, Teramo 0 SPAL 2, e dunque sembra destinata a cadere l'imbattibilità del Bonolis per merito della squadra che questo campionato di fatto lo ha vinto. 31esimo nel corso
della ripresa, Teramo 0, dunque Spal 2, tra poco però intanto vi dico che entrerà la maglia numero 18, se non andiamo errati, Alessandro Tini, anzi con la maglia numero 19 Riccardo Palestini, e lui ha la prossima sostituzione nelle fila biancorosse, ma bisogna aspettare che la palla termini fuori, in questo momento è ancora in gioco, 32esimo, Teramo 0, Spal 2, seguiamo solo questa doppia sostituzione perché entrerà anche un giocatore nelle fila della Spal e poi lì allo studio esce con la maglia numero 4, Diego Cenciarelli, ed entra con la maglia numero 19, Palestini del Teramo, cambio anche nella Spal. Vediamo anche la sostituzione della squadra di Leonardo Semplici, entra con la maglia numero 16 Jacopo Ferri e vedremo chi sarà lasciato il terreno di gioco. Ovviamente il numero 9 Mattia Pinotto, il protagonista di questa gara. È tutto, a voi. Grazie a Jacopo Forcella. Proviamo a mettere in sovrimpressione la classifica di Serie D. Andiamo da Paolo Renzetti a Iesi. Paolo. Sì, grazie Andrea, mi dà la linea mentre il l'Avezzano segna il gol del 3-2, pallone che termina in rete, vediamo chi è stato il giocatore che è andato a depositare il pallone alle spalle del portiere marchigiano, dovrebbe essere stato, vediamo appena il giocatore dell'Avezzano si gira, pallone che è stato già riportato comunque nella zona di centrocampo, c'è stato comunque il 3-2 della squadra di Lucarelli quando siamo giunti al 31esimo minuto, dunque gara tutt'altro che è chiusa con questa rete segnata dalla formazione in maglia arancione, è stato il numero 19 Moro che era entrato da qualche minuto in campo al posto di Di Genova a mettere il pallone in rete, dunque il neo entrato Moro è riuscito a segnare il gol del 3-2 che dunque tiene in partita la formazione di Lucarelli. Ora c'è il fischio del direttore okay. di gara che è andato Paolo, a... Andrea, te la linea. Sì, resta in linea. Andiamo all'Aquila da Gianmarco Menga perché c'è il pareggio dell'Aquila. Poi però con te dobbiamo affrontare il discorso salvezza perché l'Avezzano potrebbe salvarsi anche con la sconfitta già oggi. Ma andiamo prima all'Aquila. Colpo di coda Andrea, ci aveva anche mirato tra l'altro Manuel Mancini, porta l'Aquila in parità, un grandissimo destro all'incrocio dei pali a giro dal limite dell'area, ce l'ha questi colpi Mancini ed è il gol che vale il pareggio, vediamo se l'Aquila adesso riesce addirittura a ribaltare l'inerzia di una partita davvero stranissima perché si è passati dal possibile 2-0 della Lucchese su un errore di lettura di Cosentini e di Scotti, sta per arrivare la 2-0 in pallonetto. Poi invece sul capovolgimento di fronte, su un'azione manovrata al limite dell'area, Mancini ha puntato l'avversario e poi si è portato la palla sul destro incrociando all'incrocio dei pali appunto la sfera a giro, veramente un gol di pregevole fattura che ha risvegliato una piccola fiammella di entusiasmo qui sugli spalti. Mancano circa 10 minuti e anche se confermi i risultati dagli altri campi non è che cambierebbe molto in ottica play-out e in ottica spareggi, ecco, anche dal punto di vista mentale quantomeno non perdere o ancora meglio provare a questo punto a prendersi l'intera posta in palio diventerebbe fondamentale. Ok, Gianmarco resta in linea, fammi andare un attimo da Paolo Renzetti perché col conforto sempre della classifica dobbiamo dire questo Paolo, che in questo momento l'Avezzano ha 41 punti ed è a più 9 sulla Folgore Veregra, se la Folgore non batte il campo basso e siccome all'ultima giornata c'è Castelfidardo Folgore Veregra l'Avezzano con questi risultati sarebbe salvo, se non ho fatto male i conti, perché a quel punto o vince il Castelfidardo all'ultima giornata che scavalca l'Avezzano, ma la Folgore Veregra resta a quota 32 e a quel punto ci sono sempre 9 punti di differenza tra Avezzano e Folgore e quindi l'Avezzano è salvo per il miglior distacco, oppure se finisce in parità o vince la Folgore Veregra il Castelfidardo non riuscirà mai a superare l'Avezzano, quindi la sostanza è che se la Folgore Veregra non batte il campo basso l'Avezzano sarà salvo anche in caso di sconfitta. Spero di non aver fatto male i conti, spero di non essermi sbilanciato troppo, ma poi chiaramente Paolo potrà verificare il tutto anche lì a Iesi
con il conforto dei dirigenti. Ma se la Folgore non batte il campo basso, l'Avezzano è salvo anche con questa sconfitta. Poi ne riparleremo. Paolo, un minuto per te. Sì, grazie Andrea, mi hai letto nel pensiero, perché io stavo appunto per chiederti lumi proprio sui risultati delle altre partite, perché è chiaro che anche a beneficio dei nostri telespettatori era giusto chiarire e dire che con questo risultato, con questa sconfitta ancora parziale, visto che siamo sul 3-2, l'Avezzano sarebbe comunque salvo. Continua ad attaccare la squadra di Lucarelli, Di Curzio, il tiro di Di Curzio, la respinta di un difensore della Jesina, e ora si porta in avanti la squadra allenata da mister Bugari. E dunque importante comunque il gol di Pasquale Moro, gol arrivato pochi minuti fa e che ha permesso alla squadra avezzanese di riaprire una partita che sul 3-1 sembrava praticamente chiusa. Moro, che era entrato in campo da qualche minuto, è riuscito con questa conclusione ravvicinata a mettere il pallone in rete. Attacca ancora la squadra di Lucarelli, il servizio sul settore di sinistra per Stabacco, pallone in area di rigore, il colpo di testa ancora di Pasquale Moro ed il miracolo del portiere della Jesina Bolletta, che mette il pallone in calcio d'angolo. Dunque ancora Avezzano pericoloso e vicino. Quando siamo giunti al minuto numero 36, ancora con Moro al gol del pareggio, c'è il calcio d'angolo per la formazione allenata da Lucarelli. C'è anche una sostituzione però in casa marchigiana, sta per entrare con la maglia numero 19 Cameruccio, e uscirà Alessandroni. Bisognerà prima effettuare il cambio e poi ci sarà il calcio d'angolo per la squadra allenata da Lucarelli, che sta approfondendo davvero tutte le energie nel tentativo di pareggiare questa partita e chiudere dunque, senza poi dover fare calcoli, il discorso salvezza, con 90 minuti di anticipo e dunque senza attendere il match di domenica prossima al De Marzi con la Recanatese. Calcio d'angolo per l'Avezzano. Poi ci ridà la linea. Giocatori. Perfetto, pallone in area di rigore, il colpo di testa tentato ancora da Moro con la respinta della formazione di casa. A te la linea, Andrea. Grazie, intanto in Lega Pro arriva il quarto gol del Rimini, 0-4 dunque al Del Conero. Cerchiamo di darvi anche il marcatore, è un autogol di Radia, Ancona 0, Rimini 4. Poi avete visto il Fano è di nuovo in vantaggio sul Matelica grazie alla rete segnata da Siviglia. In Serie A accorcia le distanze il Milan con la rete di Antonio Tonelli sugli sviluppi di un'azione d'angolo. Mancano 12 minuti al termine a San Siro. Però torniamo all'Aquila, ultimi 10 minuti nella gara del Fattori, gran gol dunque di Manuel Mancini per centrare la parità. Gianmarco. Cambio per la Lucchese, sta per entrare Monacizzo al posto di Fanucchi, dunque il cambio deciso da Galderisi, tra l'altro è entrato anche con il numero 22 nel periodo non collegato, è entrato il numero 21 Bianconi al posto di Pozzebon, l'ex di turno che aveva portato in vantaggio la Lucchese nel primo tempo. Ecco qui il cambio che vi abbiamo raccontato. Si ripartirà con un calcio di punizione sulla tre quarti, sul punto di battuta c'è Scotti che cerca il lancio lungo a cercare Perna non riesce la sponda, poi recupera però De Francesco, ancora Perna, vuole scambiare con Mancini, c'è un rimpallo che favorisce i rossoblu, che adesso galvanizzati dal pareggio stanno provando a forzare. Attenzione però adesso alla situazione in velocità, c'è stato un contrasto con Cosentini che è rimasto giù colpito alla testa, c'è la protesta da parte della tifoseria aquilana perché si stava partendo in contropiede, però per regolamento insomma è un infortunio al capo, l'arbitro lo ha applicato e ha deciso di interrompere l'azione proprio per far medicare Cosentini, provocando questa reazione appunto da parte dei tifosi aquilani. Ci sarà recupero, Andrea, sicuramente, perché si è interrotto parecchie volte il gioco in questo secondo tempo, adesso viene medicato con del ghiaccio
Ok, Gianmarco, resta un attimo in linea perché dobbiamo prendere un aggiornamento da Scoppito. Un minuto per Stefano Castellani, poi torniamo al Fattori. Stefano. Sì, la Mitermina ha accorciato le distanze 2 minuti fa con una punizione magistrale di Dario Sandis, che ha calciato al limite, ha intaccato il portiere che non ha potuto fare nulla, e quindi la Mitermina ha accorciato le distanze sul 2-1. Poi la linea. Grazie dunque da Alessandris per la Mitermina, 1-2 Scoppito. Gianmarco. Sì, il forcing dell'Aquila con questo pallone andato a campanile da De Francesco, poi Perna prova a controllarlo, colpito però in offside, dunque si ripartirà con una rimessa laterale. Intanto si sbraccia in panchina anche il direttore sportivo dell'Aquila Battisti, perché si sta tardando il rientro in campo di Cosentini, colpito al capo. Dunque l'Aquila addirittura in 9 in questo momento. Ricordiamo che l'Aquila ha centrato il pareggio in inferiorità numerica che appunto regge dal primo tempo per l'espulsione di San Domenico. Il rinvio adesso da parte del portiere della Lucchese, c'è cioè questo duello con Di Mercurio da parte di uno dei nuovi entrati in questa ripresa, il numero 21 della Lucchese, che è entrato al posto tra l'altro di Posebon. Si tratta di Bianconi, la rimessa laterale ancora per la Lucchese, lo scambio tra Bianconi e Botta, ancora Botta tallonato da Triarico. Vincente il pressing di Triarico perché Botta sbaglia l'appoggio, dunque c'è la rimessa laterale affidata a Di Mercurio. L'Aquila deve stringere i tempi. De Francesco aggredito, siamo nella metà campo rosso-blu, allora prova a rinviare lungo direttamente Sanni, profondo, colpo di testa di De Sosa, poi gira palla bene Perna per Mancini, cartiona la sfera, quindi Cosentini che si è pienamente ristabilito, Piva sulla sinistra, chiuso, si riparte allora da Cosentini che prova il lancio a cercare Perna. Perna prova a girarla di testa per De Sosa, la palla arriva docile direttamente tra le braccia del portiere Di Masi. Ok, Gianmarco, sì, siccome sì, diciamo che la partita tua e quella di Iesi sono le partite più in bilico, cerchiamo di abbozzare un ping pong in questo finale di partite. Quindi diamo modo ora a Maurizio Daqui di collegarsi con Paolo Renzetti da Iesi. È importante per l'Avezzano pareggiare, ma è ancora più importante che finisca la partita di Montegranaro per eventuale salvezza della squadra marsicana. Resta in linea Gianmarco, andiamo per un minuto e mezzo da Paolo Renzetti, poi torniamo da te. Paolo. Sì, sono 42 minuti di gioco nel corso della ripresa, sempre 3-2 per la formazione di casa. Avezzano che sta attaccando a pieno organico nel tentativo di pareggiare questa partita con la squadra di Lucarelli che continua ad attaccare. Ora c'è una rimessa laterale per la formazione in maglia arancione. Avezzano che ha dunque a disposizione ancora poco più di 2 minuti più recupero, c'è però questo lancio sbagliato in avanti, dunque può ripartire in avanti la squadra allenata da Yuri Bugari. C'è questo lancio di Cameruccio nella zona di Pierandrei, che però viene anticipato dal portiere dell'Avezzano Di Girolamo, che ha già rimesso il pallone in gioco. Diamo un'occhiata al cronometro, sono 43 i minuti di gioco qui a Iesi, Iesina 3 Avezzano 2, a te la linea Andrea. Ok, resta in linea Paolo perché tra poco torniamo da te per seguire i minuti di recupero. Un minuto e mezzo per Gianmarco Menga. Gianmarco. Calcio d'angolo per l'Aquila, attenzione, uno dei momenti più importanti della partita, l'Aquila che sta continuando a forzare con Mancini dalla bandierina, pronto a metterla in mezzo, eccolo qui, il pallone al centro, Sanni viene anticipato proprio al momento della battuta di piede, la palla raccolta dal fronte opposto da Triarico, quindi Cosentini, uno sguardo nel mezzo, prova a buttarla un po' alla cieca, la palla che arriva comunque ancora a Mancini, che prova a rientrare, ancora Manuel Mancini, poi Piva, prova col sinistro in mezzo, grande risposta di Di Masi che libera l'area e innesca il contropiede di Bragandin che prova a salire, salta netto pure Cosentini che lo stende, giallo per Cosentini, era ripartito con un allora scusami un attimo Gianmarco, io non so se abbiamo interrotto il collegamento con Renzetti perché c'è stato il pareggio del Chieti, ma è arrivato anche il quarto gol della Iesina. Chi abbiamo come seconda linea? Paolo. Ah, c'è Daniele, allora per il pareggio del Chieti. Daniele.
Sì, eccoci, dalla Riviera delle Palme si è acceso questo finale di gara con il Chieti che ha trovato il pareggio grazie ad un gol segnato da Massimo al 39esimo minuto della ripresa. Siamo nel corso del minuto numero 42 del secondo tempo. La Samba mette dentro Mallotti per Titone, Titone che cerca il gol per la classifica dei cannonieri, ma è rimasto a secco oggi. E il gol di Massimo partito da un'azione di contropiede del Chieti, poi fermata da Contorno che ha messo in palla laterale, stando ancora però sbilanciata sulla rimessa con le mani, palla all'interno dell'area di rigore con Dos Santos che è riuscito a scaricare a ritroso quasi al limite dell'area. Massimo è arrivato di gran carriera dalla mediana e ha messo in rete battendo con un raso terra sul primo palo il portiere Cosini. Chieti che è anche andato vicino al secondo gol qualche istante fa proprio su un'altra azione di contropiede, sembra che ha cercato subito di riportarsi in avanti, si è trovato solo contro il portiere Fiore, destro basso sul primo palo, buona la risposta del portiere della Samba. Ora cambio nella Samba ma cambio anche nella Chieti, entra Piccolo, vedremo chi lascerà il campo nella formazione nero-verde che naturalmente ora cerca anche di gestire l'1-1, linea a voi. Grazie a Daniele Bollettini. Andiamo dunque a Iesi per il quarto gol della Iesina. Paolo Renzetti. Sì, ancora Cardinali, la più classica delle occasioni in contropiede per la formazione biancorossa, pallone proprio per il giocatore con la maglia numero 8 delle Iesina che si è presentato tutto solo dinanzi a Di Girolamo in area, lo ha scartato e ha messo comodamente il pallone in rete nella porta sguarnita. Guarda, gara a questo punto conclusa, stiamo già giocando il primo dei 4 minuti di recupero con la squadra di casa, la Iesina che conduce per 4-2 sull'Avezzano e a meno di 3 minuti dal termine. La gara è virtualmente conclusa, a te la linea Andrea. Ok, allora priorità, appena sarà pronto il collegamento con Gianmarco Menga, priorità chiaramente all'impianto aquilano. Gianmarco. Sì, stiamo aspettando anche l'entità del recupero, l'Aquila che sta continuando a forzare senza trovare il giusto pertugio, adesso si trascina il pallone fuori, Manuel Mancini, eccolo qui, il recupero, vedremo sui 3-4 minuti presumo il recupero di questo finale. Vediamo la rimessa laterale intanto per la Lucchese nella metà campo dell'Aquila, sbaglia il controllo di Mercurio, poi prova a recuperare ancora l'Aquila, il rinvio ancora, prova ad andare ancora l'Aquila, poi la Lucchese che recupera il pallone con lo girandolo con Monacizzo, poi Benvenga con Piva che prova a pressare. Piva, buono il dai e vai con la Benvenga, guadagna il fondo, attenzione c'è uno spazio incredibile, palla dentro, Sanni salva sulla linea, vicino al 2-0 ancora, a 2-1 scusate, ancora la Lucchese, poi Cosentini ancora per Sanni che vuole rinviare, prova il rinvio a cercare Triarico, Triarico viene anticipato, 4 minuti di recupero intanto Andrea, segnalati in questo momento, 4 minuti di recupero con Benvenga che guadagna ancora la rimessa laterale in zona offensiva. La rimessa laterale già effettuata con il pallone che arriva in area di rigore a Bragadin che segna il 2-1 per la Lucchese, indisturbato Bragadin con il sinistro, condanna l'Aquila, palla all'angolino, Scotti immobile, ha controllato in area di rigore Bragadin da rimessa laterale e ha colpito di sinistro. Per il 2-1 Lucchese nel recupero, beffa nella beffa, c'era stata anche l'illusione da parte dei rossoblù di recuperarla dopo il pareggio, nulla da fare, 2-1 okay. Ha segnato Bragadin e quindi okay, resta in linea Gianmarco, andiamo a prendere il finale a Teramo da Jacopo Forcella. Jacopo. Sì Andrea, è terminata la gara, è terminata con la vittoria della SPAL per 2-0, SPAL che adesso va a festeggiare sotto lo specchio di sotto la curva destinata ai sostenitori ferraresi, l'ennesima vittoria di questo campionato, una vittoria che proietta i ferraresi a quota 71 punti in classifica. Per il Teramo cade all'ultima partita interna l'imbattibilità casalinga, come detto, i gol al 71esimo e al 74esimo realizzati da Mattia Finotto, campionato che le due squadre chiuderanno rispettivamente la spalla in casa contro il tutto cuoio al Paolo Massa
e invece il Teramo andrà a Pontedera contro la squadra di Paolo Indiani. Dal Bonolis è tutto, vi restituisco definitivamente la linea. Grazie, grazie. Allora chiedo a Maurizio di approntare il collegamento con Stefano Castellani da Scoppito. Nel frattempo andiamo da Gianmarco Menga per qualche altro istante in attesa di andare anche a Scoppito. Gianmarco. Sì Andrea, calcio di punizione adesso guadagnato sulla tre quarti da parte della Lucchese, ma ormai molti tifosi scoraggiati hanno già abbandonato le tribune del Fattori dopo il gol di Bragadin che ha letteralmente spezzato. Tanto scusami, è finita a Montegranaro, Folgore Campobasso 1-1, quindi possiamo dare anche la salvezza dell'Avezzano nonostante la sconfitta maturata a Iesi per 4-2, o che sta maturando. A te. Sì, si sta concretizzando questa ennesima sconfitta per l'Aquila, davvero un finale horror, difficile chiedere una sceneggiatura peggiore se pensiamo a come si era iniziati, quindi con l'espulsione di San Domenico, l'inferiorità numerica, il vantaggio di un ex come Pozzebon, l'illusione del pareggio di Mancini e poi la catastrofe sportiva con la seconda rete di Bragadin. Ok, c'è Scoppito con Stefano Castellani. Scusami Gianmarco, torno subito da te. Stefano. Sì, è finita qui la partita a Scoppito con la Midermina che ha perso 1-2 con il Castelfidardo, una partita che è l'ultima partita in casa di quest'anno dei giallorossi del presidente Antonio Papponetti, e saluta il pubblico amico con una ennesima sconfitta, mentre il Castelfidardo che viene sostenuto da una cinquantina di tifosi può ancora sperare di conquistare la salvezza diretta senza passare i play-out. Ricordiamo i gol al primo tempo, al settimo Balloni per Castelfidardo che poi ha raddoppiato al 46esimo del primo tempo, al minuto di recupero con Cellini, mentre la Midermina al 38esimo una punizione magistrale di Alessandris ha raccolciato distanze. Il punteggio finale a Midermina 1, Castelfidardo 2. A voi la linea. Grazie, grazie Stefano. 3-3 del Milan, secondo rigore di giornata, stavolta lo tira e lo segna Menes. Approntiamo il collegamento con Paolo Renzetti a Iesi. Tanto torniamo all'Aquila, quanto manca Gianmarco? Finita, finita, festeggia la Lucchese perché credo che sia aritmeticamente salva. Fa festa solo la Lucchese, l'Aquila praticamente, i tifosi hanno già abbandonato lo stadio in gran parte, anche qui dalla tribuna, volti scurissimi, contestazione palpabile, ma non è una novità, lo era già prima dell'inizio della partita, fischiati tantissimi giocatori, anche il tecnico Modica, come dicevamo, c'è questa ipotesi alquanto remota di prendere in considerazione l'idea appunto di richiamare Carlo Perrone, ma obiettivamente insomma mi appare difficile come scelta, anche dal punto di vista insomma la stessa parte di Perrone, accettare eventualmente questo ritorno. Fatto sta che davvero peggio di così difficilmente si pensava che potesse andare. Okay. Andrea. Grazie Gianmarco, dunque perde l'Aquila 2-1 contro la Lucchese, andiamo a Iesi, vediamo se è finita e vediamo se i nostri calcoli sono stati corretti. Paolo Renzetti. Sì Andrea, è finita dopo 4 minuti di recupero con la Iesina che ha battuto l'Avezzano per 4-2, al di là di quelli che sono i calcoli aritmetici in vista della vigilia dell'ultima giornata, devo dirti per dovere di cronaca che proprio al triplice fischio del signor Carmine Lopriore di Foggia, i giocatori dell'Avezzano sono andati sotto il settore dei propri tifosi e non è stato sicuramente un saluto molto festoso. Tifosi dell'Avezzano che hanno, perlomeno per quello che abbiamo visto e capito noi qui dalla tribuna, non hanno certo applaudito e ringraziato i propri giocatori per la prova di oggi. Non è stato un saluto festoso quello dei giocatori con gli ultra, al di là, ripeto, di quello che sarà l'esito dell'ultima giornata di campionato, perché evidentemente ci si attendeva
una prova ben diversa da parte della squadra di Lucarelli, che ha perso oggi al cospetto di un'Anesina che invece, al di là della tranquillità della sua classifica e della mancanza di stimoli, ha giocato una gara senza regalare nulla. Dunque è terminata la sfida al 94esimo qui al Pacifico Carotti di Iesi. Ribadisco il finale: Iesina batte Avezzano 4-2. Ricordo anche i gol nel primo tempo: al 40esimo Censori per l'1-0 dell'Avezzano, al 45esimo l'1-1 di Pierandrei, al 46esimo il 2-1 di Cardinali. Nella ripresa Carnevali della Iesina ha segnato al 22esimo il 3-1, poi il 3-2 al 31esimo di Moro e il gol di Cardinali, doppietta per il giocatore marchigiano, al 43esimo, dunque 88esimo per il 4-2 finale. È tutto per il momento da Iesi, a te Andrea. Grazie, grazie a te Paolo Renzetti. C'è il vantaggio del Chieti nei minuti di recupero a San Benedetto del Tronto. Daniele Bollettini. Sì, proprio nel finale il Chieti, avevamo detto nel nostro precedente collegamento che la Samp si stava sbilanciando per cercare la vittoria, aveva concesso qualcosa al Chieti in contropiede, proprio su azione di contropiede da un errore di Conson è nato il gol di Dos Santos che permette al Chieti di tornare a casa con 3 punti dalla Riviera delle Palme per il secondo anno consecutivo. L'anno scorso fu l'Esposito Show, quest'anno 2 gol proprio nel finale con Massimo e Dos Santos. Finisce Samp Chieti dopo 4 minuti di recupero, già finita da un paio di minuti, 2-1 il finale a Riviera delle Palme. Perfetto, perfetto, grazie. Appena possibile, Maurizio, contattiamo anche Matteo Falzon per Olimpia Agnonese San Nicolò per il finale anche dalle Civitelle di Agnone. Intanto al Fadini di Giulianova è finita 0-0 tra Vis Pesaro e Giulianova, dunque 0-0, Giulianova che chiude in maniera dignitosa non perdendo l'ultima esibizione al Fadini, pur avendo giocato per buona parte della ripresa in 10 uomini per l'espulsione di Marini. Andiamo ad Agnone, Matteo Falzon. Finale da qualche istante, dopo 5 minuti di recupero agnonese batte San Nicolò 1-0, decide il gol di Conte alla 21esima del primo tempo su calcio di rigore. Nel finale diverse le occasioni da una parte e dall'altra, Agnonese in contropiede per raddoppiare, diverse le conclusioni, per esempio al 46esimo un tiro di Casolla da pochi passi a botta sicura respinto dalla difesa. Negli ultimi 10 minuti il San Nicolò ha provato a capofitto, a testa bassa, ma nulla di fatto. Ora c'è la festa dell'Agnonese che di fatto con questa vittoria fa un deciso passo verso la salvezza diretta senza passare dai playout. Decide Conte sul calcio di rigore, per il San Nicolò finiscono le speranze playoff. Domenica si chiuderà contro la San Benedettese che ha vinto il campionato. È tutto da Agnone, lì allo studio. Grazie, grazie a Matteo Falzon. Sono tutti finali in Serie A e in Lega Pro. Sono arrivati anche i finali, stanno arrivando i finali sui vari campi di Serie D, ma ripartiamo intanto dalla Serie A e vediamo come sono andate le cose. Peraltro il Milan, dopo aver pareggiato, ha rischiato di vincere con una traversa colpita da Balotelli. Allora, giocata ieri Chievo-Fiorentina 0-0, Empoli-Bologna 0-0, Juventus-Carpi giocata alle 12.30 2-0, Milan-Frosinone 3-3 con le reti di Paganini, Kragl, Bacca, Dionisi, Antonelli e rigore di Menes sullo 0-2 a inizio di ripresa, rigore che Bardi ha parato a Balotelli. Poi Palermo-Sampdoria 2-0, reti di Vasquez e raddoppio di Girardino, ma sembra più che altro un autogol. Sassuolo che invece supera il Verona 1-0 con un gol di Pellegrini. E poi giocata ieri Udinese-Torino 1-5, molto rapidamente la classifica di Serie A, Maurizio, per constatare come soprattutto in coda ci sia una situazione a questo punto compromessa per il Frosinone, che avrebbe sperato nella salvezza con il blitz di Milano. A questo punto si fa durissima per la squadra di Stellone, mentre si infiamma la lotta per evitare il terzultimo posto con Carpi, Palermo, Udinese, ma anche la Sampdoria, tutte squadre coinvolte da questa lotta.
matematicamente potrebbe interessare anche Atalanta e Bologna, ma insomma è chiaro che le squadre che sono più vicine a quota 35, quindi Udinese e Sampdoria, sono quelle che più sono minacciate dal ritorno di Carpi e Palermo. Andiamo a vedere ora la Lega Pro con i risultati maturati. Ancona Rimini 0-4, reti di Albertini, Polidori, Pedrelli e autogol di Radi. Arezzo Maceratese 1-0, gol di Defendi. Carrarese Prato 1-2 con le reti di Capello, Ogunseye, Accorcia, Erpen. L'Aquila perde in casa con la Lucchese, si allunga la striscia negativa della squadra rossoblu, le reti di Pozzebon nel primo tempo, sempre nel primo tempo espulso San Domenico per proteste, poi nella ripresa pareggia Manuel Mancini, ma nei minuti di recupero decide Bragadin per la Lucchese. Pisa batte Luparoma 1-0, gol di Ciani. Sant'Arcangelo batte Pontedera 2-1 con le reti di Scappini, De Respinis e gol partita di Bardelloni. Savona batte Pistoiese 1-0, rete di Tassi. Teramo superato in casa dalla SPAL 0-2, doppietta di Finotto. Teramo che dunque non riesce a mantenere l'imbattibilità casalinga in campionato, questa imbattibilità che crolla proprio contro la squadra che ha vinto il girone. Tutto Cuoio batte Siena 3-0, doppietta di Tempesti e un gol di Esposito. Classifica, chiaramente in testa la SPAL 71 punti, il Pisa allunga sulla Maceratese ed è matematicamente al secondo posto in classifica, la squadra di Gattuso 62 punti contro i 58 della Maceratese che chiuderà dunque al terzo posto. Ancona 50 punti, Carrarese 48, Siena 46, Pontedera 44, Teramo 42, Arezzo salvo con 41 punti, poi salvezza anche per la Lucchese con 39 punti, quindi Tutto Cuoio 37, Sant'Arcangelo e Pistoiese 36, Rimini 35, Prato 34, L'Aquila 30, Luparoma 27, Savona 22 punti. Questo vuol dire che al momento farebbero i play-out Rimini, Prato, L'Aquila e Luparoma, e al momento ci sarebbe il play-out tra L'Aquila e Prato con gara d'andata al Fattori e gara di ritorno al Lungo Bisenzio. Ma c'è ancora l'ultima giornata e attenzione, perché mettiamo in sovrimpressione, Maurizio, l'ultima giornata di Lega Pro. C'è proprio il confronto tra Luparoma e L'Aquila. Questo vuol dire che L'Aquila potrebbe addirittura scivolare al penultimo posto in caso di sconfitta sul campo della Luparoma. All'andata è finita 2-1 per L'Aquila, quindi se la squadra di Giacomo Modica dovesse perdere con due gol di scarto ad Aprilia sarebbe penultima. In caso di sconfitta con un solo gol di scarto, la differenza reti al momento è nettamente favorevole all'Aquila. L'Aquila manterrebbe il terzultimo posto, ma se la Luparoma vince con due o più gol di scarto, l'Aquila addirittura scivola al penultimo posto. Però la sostanza, quel che più conta, e ritorniamo alla classifica, è che l'Aquila non avrà la gara di ritorno al Fattori, perché ci sono 4 punti di distanza tra l'Aquila e la squadra quart'ultima classificata, che è appunto il Prato. Dunque matematicamente l'Aquila non potrà migliorare questo terzultimo posto, anzi la situazione può solo che peggiorare con un penultimo posto. E andiamo ora in Serie D. Vediamo il quadro. Fano batte Materica 3-1 con le reti di Borrelli, pareggio di Iacchetta, poi le reti di Sivilla e Ambrosini per il Fano. Amiternina che perde in casa l'ultima stagionale a Scoppito contro il Castelfidardo, 1-2, reti di Balloni, Trillini, Accorcia d'Alessandris per la squadra di Scoppito. Folgore Veregra, Campobasso, 1-1, segna Pedalino a fine primo tempo, pareggia nella ripresa Aquino. Giulianova Vispesaro 0-0, Isernia Monticelli 0-5, le reti di Petrucci, Galli e Margarita nel primo tempo, ancora Galli e Figliaggi nella ripresa. Jesina
Batte Avezzano 4-2, reti di Censori, pareggio di Pierandrei, poi vantaggio Leoncello con Cardinali, nella ripresa Carnevali per il 3-1, Moro per il 3-2, Cardinali ancora per il 4-2, ma vi confermiamo che l'Avezzano è comunque salvo, abbiamo conferma anche da Avezzano con Paolo Renzetti che ha confermato il ragionamento che avevamo fatto in precedenza. Agnonese batte San Nicolò 1-0 con il rigore di Conte alla mezz'ora del primo tempo. La Fermana passa sul campo della Recanatese con un gol di Degano alla fine del primo tempo e dunque per la Fermana c'è la certezza dei playoff. Il Chieti si toglie questa soddisfazione di espugnare per il secondo anno consecutivo il campo della San Benedettese, aveva segnato Vallocchia per la Samb, poi nel finale Massimo e Dos Santos hanno ribaltato il risultato, c'era un messaggio di un tifoso del Chieti che diceva neanche con le riserve della San Benedettese riesce a vincere il Chieti, e proprio mentre arrivava questo messaggio Dos Santos, che forse lo ha percepito, ha segnato il gol del 2-1 per la squadra nero-verde. Andiamo a vedere la classifica che vede ovviamente la San Benedettese al primo posto, 78, poi Fano, certo del secondo posto, 65 punti, Campobasso a questo punto certo del terzo posto, 58 punti perché il Campobasso è in vantaggio nello scontro diretto col Matelica che è a quota 55, Fermana 52 punti più 4 sulla Recanatese, quinto posto certo per la squadra di Destro. Recanatese 48, Jesina 47, San Nicolò 46, raggiunto dal Chieti anch'esso a 46, dunque niente playoff per il San Nicolò. Vispesaro salva a quota 43 punti, Avezzano salvo a quota 41 punti, poi Agnonese 40, Castelfidardo 39, Monticelli e Isernia 37, Folgore Veregra 32, chiudono a Mitternina e Giulianova con 24 punti. Ripeto, l'Avezzano è salvo perché ci sono 9 punti di vantaggio al momento tra l'Avezzano e la Folgore Veregra, quindi se anche l'Avezzano perdesse l'ultima giornata con la Recanatese e venisse scavalcato da Agnonese e Castelfidardo, finendo al sest'ultimo posto, non farebbe i play-out perché tra Avezzano e Folgore appunto ci sono 9 punti di differenza. E siccome l'ultima giornata c'è Castelfidardo Folgore Veregra, se il Castelfidardo vince la sua partita, scavalca l'Avezzano, la Folgore resta a 32 e quindi rimarrebbero 9 punti di vantaggio dell'Avezzano sulla Folgore Veregra. Se invece la Folgore pareggia o vince a Castelfidardo, è evidente che il Castelfidardo non riuscirebbe a scavalcare l'Avezzano, che dunque sarebbe proprio totalmente fuori dalla griglia play-out. Quindi in un verso o nell'altro l'Avezzano è appunto salvo e il verdetto ha anche il conforto della matematica. Vediamo il prossimo turno, Maurizio, giusto per completezza prima di chiudere. Avezzano Recanatese, Campobasso Isernia, Castelfidardo Folgore Veregra. Ecco, questa è la partita che appunto regala la salvezza alla squadra di Lucarelli, poi Chieti, Jesina, Fermana, Mitternina, Matelica, Agnonese, Monticelli, Giulianova, Vispesaro, Fano e San Nicolò, San Benedettese. Noi chiudiamo qui questo nostro numero di diretta stadio che tornerà direttamente domenica prossima, perché come sapete sabato non giocano Pescara e Lanciano perché c'è il derby e si giocherà di domenica, quindi sarà una diretta fiume con l'ultimo turno di Serie D, con il derby alle 17.30 dell'Adriatico Cornacchia tra Pescara e Virtus Lanciano, con la Lega Pro che chiuderà il campionato di domenica alle ore 18 si giocheranno le partite e poi chiaramente ci sarà anche l'Abruzzo del pallone, insomma sarà una domenica sostanzialmente non stop per la nostra redazione. Vi do però appuntamento a questa sera all'Abruzzo del pallone, ore 19.30, puntata speciale, prima Matteo Falzoni vi ha fatto già intendere qualcosa nel corso di un suo collegamento, premieremo i migliori under delle squadre abruzzesi, i migliori under di questa stagione di Serie D. Appuntamento alle 19.30, grazie a Maurizio Daguin in regia e grazie a voi che ci avete seguito nel corso di questo pomeriggio. Buon proseguimento con i nostri programmi.
Sì.